nostri sogni. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera, nuovo numero dell'Abruzzo del Pallone, un avvio anomalo come potrete ben capire perché siamo nell'immediatezza insomma, del post partita di Avellino Pescara. Tra poco ascolteremo la voce degli allenatori Epifani e Novellino, ascolteremo anche i tesserati del Pescara della squadra irpina. È finita 2-2 al Partenio Lombardi con un Pescara due volte in vantaggio, due volte raggiunto, prestazione positiva ma brividi anche nel finale. Nel corso del pomeriggio il Teramo non è andato oltre lo 0-0 con l'Albino Leffe, rinviata dunque la vittoria interna, la prima nel 2018 che stenta ad arrivare, anche se in classifica un passetto in avanti è stato fatto per via della sconfitta del Gubbio a Reggio Emilia. In Serie D due i derby, due verdetti, uno a sorpresa, assolutamente a sorpresa, la vittoria dei Nerostellati sul Pineto, a Pineto per 3-2, la vittoria dell'Avezzano sul Francavilla 3-1, poi il pareggio tra Vastese e San Giustese 0-0, buon punto anche del San Nicolò in chiave salvezza sul campo della vice capolista Vispesaro. Questo è il resoconto del pomeriggio, più tardi ritroverete anche Jacopo Forcella, da poco rientrato da Avezzano dove ha seguito il derby tra Avezzano e Francavilla. Io ritrovo intanto i compagni di diretta stadio che tra poco andiamo a salutare, che sono ovviamente Riccardo Clinco e William Carosella. Intanto già arrivano le immagini dalla sala stampa, ecco qui William e Riccardo, arrivano le immagini anche dalla sala stampa del Partenio Lombardi dove tra poco si siederanno i due allenatori. Allora, riparto da William, ci siamo congedati con diretta stadio poco fa, non ti ho chiesto e neanche a Riccardo un consuntivo di questo pomeriggio. Insomma, è una prestazione convincente, lo abbiamo sottolineato, fa ben sperare per le prossime gare, per questo ciclo molto molto complicato che partirà da Pescara-Empoli domenica prossima, William? Sicuramente fa ben sperare, perché la prestazione dei biancazzurri oggi è stata una prestazione sufficiente, diciamo buona, per cui alla fine la partita, tutto sommato, se andiamo a guardare anche i numeri, il risultato è giusto. Avremmo preferito vincere, avremmo preferito fare due passetti in più in classifica, però la squadra messa in campo oggi da mister Epifani ha soddisfatto perché ha giocato con equilibrio, con compattezza, con grinta, con caparbietà, anche con qualità, perché sì, l'azione di Valzania, il quale si era divorato un gol incredibile, però ha fatto un'azione che difficilmente si vedono, ha saltato tre uomini, ha messo in condizioni Mancuso di segnare il gol del vantaggio. Poi la reazione, è ovvio che c'è, si poteva prevedere la reazione dell'Avellino, nella quale reazione poi ha portato al pareggio. Certo. Abbiamo anche rischiato alla fine, sai, con un arbitro che nell'occasione del primo rigore è stato alquanto generoso, poteva anche cadere in un altro errore, cioè magari era più rigore il secondo che non il primo, però siamo qui a valutare e a dire che la squadra ha giocato bene, al di là del risultato la prestazione è stata buona, quindi fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Dobbiamo affrontare ovviamente con uno spirito giusto e con una caparbietà magari maggiore e con una qualità maggiore, intelligenza maggiore, le partite che verranno, specialmente quella contro, certo, l'Empoli, che sicuramente è una squadra di tutto rispetto. Ci scrivono di controllare il gol del 2-2 perché dicono c'è un giocatore in fuorigioco, sicuramente non chi ha tirato, cioè di tacchio.
magari qualcuno che poteva disturbare la visuale di Fiorillo, poi ricontrolleremo, potrebbe essere influente questo. Riccardo, chiedo anche a te un consuntivo, poi andiamo da Paolo Renzetti, ho intravisto anche Enrico Rocchi. Riccardo. Una squadra con un atteggiamento diverso, una squadra che ha lottato su un campo molto molto difficile di un Avellino che è in zona salvezza bene o male come noi, che sta cercando punti, che ha ritrovato in Castaldo l'uomo chiave, l'uomo che lotta, l'hanno messa sulla bagarre, l'hanno messa sulla lotta. Devo dirti una cosa, un arbitraggio che a me non ha convinto, al di là del calcio di rigore per me ancora dubbio, non mi ha convinto perché non ha saputo tutelarci in certi atteggiamenti, che ha avuto l'Avellino. E quindi devo dire che per il proseguo del campionato sono sereno, sono ottimista. Io anche, non è importante il risultato, l'importante è l'atteggiamento della squadra. Ti scrivono tre partite, un punto, 7 gol subiti e sei soddisfatto. Fino a Cittadella eri deluso. Io sono soddisfatto di questa prestazione perché ho visto una squadra che ha lottato. Questa squadra ha fatto 12 tiri in porta. Nell'epoca Zeman questa squadra 12 tiri in porta li faceva in 5 partite. Ha fatto 12 tiri in porta. Poteva benissimo raddoppiare sul 2-0. Poteva fare una partita, poteva per qualche episodio girarci e portare a casa la vittoria. È una squadra che dopo il pareggio contestato del rigore e dubbio ha lottato e si è riportato in vantaggio. Mai nell'epoca Zeman la squadra ha reagito così, anzi, preso un gol ne prendevamo un altro, quindi io sono veramente soddisfatto e perdonami, termino dell'ottimo lavoro che sta facendo Massimo Epifani. Ok, andiamo da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie Andrea Della Linea qui dalla Mix Zone dello stadio Partenio Lombardi per commentare questo rocambolesco 2-2 di questo pomeriggio, di questo posticipo della gara che ha visto di fronte nel diluvio qui in terra di Irpinia Avellino e Pescara. Diciamo subito che è stato un pareggio condito anche da episodi dubbi e poi voi ovviamente avete visto le immagini, c'è questo rigore contestato alla fine, chiesto dall'Avellino, il rigore dato per questo tocco con la mano di Perrotta probabilmente involontario, ci sono state diverse occasioni dall'una e dall'altra parte, alla fine è arrivato un 2-2 comunque positivo per il Pescara, soprattutto per la prestazione, primo punto della gestione Epifani. Io saluto e ringrazio Enrico Rocchi, buonasera Enrico. Paolo, buonasera a tutti. Allora Enrico, un 2-2 anche con un po' di rammarico perché il Pescara era in vantaggio per 2-1 a 5 minuti dalla fine, però oggi c'è stata la prestazione della squadra, credo che al di là del risultato la cosa più importante sia aver visto un Pescara combattivo che ha lottato dal primo al 90esimo. Sì, hai detto bene perché dobbiamo scendere i discorsi, se analizziamo la prestazione diciamo che questa è una prova incoraggiante per il futuro di questo campionato nell'ambito di un ciclo terribile di partite, la squadra è apparsa viva, finalmente una prestazione convincente sul piano agonistico, sul piano fisico, anche sul piano tecnico perché il Pescara ha creato tantissime occasioni da gol. A mio modesto avviso penso che il Pescara avrebbe anche meritato di vincere la partita, però ha rischiato di perderla alla fine. Questa è la Serie B dove non bisogna mai arrendersi o appagarsi. Peccato per quell'episodio di Valzania, perché se sull'1-0 il Pescara va col doppio vantaggio sarebbe stato tutto diverso. Però appunto scendiamo i discorsi. La prestazione sicuramente positiva, incoraggiante. Epifani ha trovato la sua squadra, quella che voleva, e tutti hanno risposto in maniera positiva, anche perché il campo era pesante, questo è un ambiente non facile, era una battaglia e il Pescara ha superato in pieno questo esame. Un pareggio importante perché come dicevi tu ora ci sarà un calendario, c'è un calendario che mette il Pescara di fronte a partite sicuramente difficili, però è arrivato credo Perrotta, dunque allora chiediamo Perrotta di venire qui in mezzo, chiedo e ci parlerà anche dell'episodio del rigore per ascoltare il difensore del Pescara. No, abbiamo fatto credo una bella prestazione, c'è stata una bella risposta da parte della squadra, peccato che ci siamo fatti rimontare due volte, però
credo che questo sia il cammino giusto per raggiungere la salvezza. Sei stato protagonista dell'episodio del rigore per l'Avellino, sei andato a protestare con il direttore di gara dopo quel tocco con la mano, ti chiedo se c'è stato e soprattutto se c'era secondo te rigore. Ma io personalmente credo che il rigore non c'è stato, perché la palla l'ho toccata sì con la mano, ma ero con la mano sul petto, quindi difficile valutare. Secondo me non c'era, poi l'arbitro credo si sia fatto condizionare un po' dal pubblico, da tutto l'ambiente. Visto che eravamo in vantaggio ha fischiato il rigore, però secondo me credo anche il secondo sia dubbio, perché c'era un fuorigioco di D'Angelo che stava rientrando e ha fatto passare la palla in mezzo alle gambe. Il guardiani sembrava che stava alzando la bandiera e poi non l'ha alzata, quindi dispiace commentare partite del genere, perché comunque ci tenevamo a far bene. Ed in effetti avete approcciato subito molto bene la gara, al di là del gol in avvio di Brugman al dodicesimo c'è stato anche, ci sono state altre occasioni, c'è stato il palo di Mancuso ma anche il tiro di Balzano, insomma è un Pescara che possiamo dire in qualche modo è risorto. Ma sì, come ho detto prima, questo credo che sia l'approccio giusto alle partite, deve essere sempre così, perché comunque oggi si vedeva che avevamo voglia di fare risultato, ora non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo ancora dare ancora di più, perché anche oggi purtroppo non è bastato quello che abbiamo fatto, dobbiamo fare di più per tornare a vincere. Questa prova di sostanza però è importante, tu proprio martedì al termine della gara con il Carpi ai nostri microfoni avevi detto basta con le chiacchiere, è il momento di parlare con i fatti, di tirare fuori una prestazione all'altezza, quest'oggi il Pescara comunque l'ha fatto. Sì, ci siamo parlati e ci siamo guardati in faccia e oggi c'è stata una bella risposta, quindi io spero che si continui così, perché questo è l'unico modo per far bene e per raggiungere i punti che ci servono. Senti Perotta, dopo aver agguantato il pareggio, l'Avellino negli ultimi minuti ha premuto parecchio, hanno anche protestato su un presunto altro calcio di rigore su Castaldo, tu eri lì in area anche se era molto affollata, che cosa hai visto? Ma credo che giustamente Castaldo si sia lamentato, ma cioè, non perché voglio dare ragione al Pescara, ma credo che non ci sia nemmeno quel rigore, però va bene, l'arbitro ha deciso così e ora purtroppo è andata, non si può tornare indietro e va bene, ci accontentiamo di questo pareggio. Poi comunque sulle ultime occasioni l'Avellino dopo il 2-2 si era fatto coraggio, quindi poi giocando in casa con l'aiuto del pubblico spingeva molto, noi credo che ci siamo difesi bene gli ultimi minuti e abbiamo portato a casa il pareggio. C'è un po' di rammarico per questo pareggio, soprattutto per quello che è successo all'inizio del secondo tempo, quando in vantaggio per 1-0 Balzani ha avuto l'occasione per il 2-0, fosse arrivato quel gol, il raddoppio probabilmente, ma non c'è la controprova, la gara si poteva mettere su binari diversi. Ma sicuramente sul 2-0 la gara credo sarebbe andata diversamente, però vabbè, ora purtroppo anche loro hanno avuto delle occasioni, non hanno sfruttato sull'1-0 nostro, quindi credo che le occasioni sono alla pari, credo che il risultato sia giusto. Hai accennato al pubblico del Partenio, però c'erano circa 170-180 sostenitori arrivati dall'Abruzzo, un messaggio a loro? Ma sì, noi comunque li ringraziamo molto, ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, c'è stata una bella risposta anche dai tifosi, perché anche dal riscaldamento ci hanno dato la carica giusta per affrontare la partita. Li ringraziamo perché sotto la pioggia non era facile venire così tanti e spero che ora in casa ci sia ancora di più, perché credo che ora ci serve davvero tanto. C'è l'Empoli? Lo so, però dai, anche loro hanno fatto dei passi falsi, quindi non vedo perché noi ce la giocheremo a viso aperto come abbiamo sempre fatto, quindi non dobbiamo aver paura, non dobbiamo andare lì a cercare il pareggio o a difenderci, dobbiamo cercare di giocarla a viso aperto perché io credo che ce la giochiamo alla pari. Grazie a Marco Perrotta, difensore del Pescara, primo tesserato della società bianca-azzurra che è venuto ai nostri microfoni. Ecco di nuovo Enrico Rocchi, anche per parlare Enrico delle dichiarazioni di Marco Perrotta, un po' rammaricato per questo pareggio, però proprio lui ai nostri microfoni martedì scorso dopo la sconfitta col Carpi aveva detto basta con le parole, non è più il momento di parlare, di fare i fatti. Oggi il Pescara, ne parlavamo prima, ha offerto una prestazione gagliarda, di grande sostanza. Sì, e poi questo un campo difficile per tanti motivi, perché l'Avellino è squadra che non si arrende mai, poi il pubblico ha aiutato la formazione di Novellino, non era facile, era veramente un esame importante per il Pescara e l'ha superato a pieni voti. È impressionante anche la serie di occasioni create dal Pescara in fase offensiva, questa squadra negli ultimi tempi
prima con Zeman e poi con Epifani era stato un po' carente in fase offensiva, e invece questo modulo ha permesso un po' a tutti di proiettarsi verso la porta dell'estremo biancoverde. Mi riferisco a Valzania, a Brugman, a Balzano, Mancuso, Pettinari, un po' tutti si sono proposti, e questo fa ben sperare. Anche con l'Empoli, che sembrava una partita impossibile, adesso non è più impossibile anche battere l'Empoli. Allora, io, se lo studio vuole fare delle considerazioni e delle domande ad Enrico, ovviamente ad Enrico, certo. Enrico ha l'auricolare, dunque vi ascolta. Intanto sottolineo diversi messaggi che dicono che sono state sbagliate le sostituzioni alla fine, soprattutto togliendo Pettinari e poi Mancuso e giocando in pratica con una sola punta. Faccio questa osservazione, non so se può essere uno spunto, poi non so se William o Riccardo, chi vuole intervenire di voi per fare un'ulteriore riflessione. Vabbè, William, poi hai già fatto una domanda. Ah, ok, allora stiamo su questo argomento. Enrico, qualcuno sottolinea i cambi alla fine, togliere Pettinari e Mancuso? Ma sì, però Epifani aveva detto alla vigilia che ci può essere questa doppia proposta di vertice alto con Brugman e di Carraro vertice basso. È normale che l'Avellino avrebbe spinto ugualmente di più negli ultimi minuti. La squadra non ce la controprova senza Carraro se restava ancora qualche metro più avanti, quindi poi col senno del poi è facile commentare, e non credo nemmeno che sia questo il motivo di una mancata vittoria. Poi è anche vero che Pettinari aveva speso molto, che Mancuso aveva speso ancora di più, quindi poi c'è stato l'ingresso di Bonino, c'è stata solo questa variante di Brugman che si è ritrovato vicino a Mancuso come vertice alto, e infatti si stava anche rendendo pericoloso. Non c'è la controprova che senza quella sostituzione, certo, il risultato sarebbe stato, William, diverso, ma non credo di impostare il discorso. Sì, Enrico, volevo chiederti, certo la partita era molto difficile perché era una partita, si sapeva, all'ultimo sangue, diciamo, da parte di tutte e due le squadre. Però io ho visto il Pescara molto più ordinato, molto più, diciamo, ha giocato meglio il Pescara, è stato più pericoloso magari per quanto riguarda la foga nel cercare i pareggi l'Avellino, però tutto sommato credo che, hai ragione tu, la partita, il risultato è stato ottimo per il Pescara perché ci consente di continuare con uno spirito diverso e con la consapevolezza che c'è un modulo di gioco, questo, che affinato sicuramente potrà dare soddisfazioni. È un modulo praticamente diverso da quel 4-3-3 di Zeman, che non dava i frutti desiderati, e si sperava, o perlomeno si suggeriva prima di gennaio, che Zeman venisse sostituito proprio per mettere nelle condizioni i giocatori abituati a giocare un altro tipo di calcio nella maniera migliore. Adesso siamo nelle condizioni di poter far giocare questi giocatori come hanno sempre giocato da anni, e quindi praticamente con le dovute accortezze possiamo sicuramente essere più tranquilli. Siete d'accordo? Condivido tutto, William, e proprio per questo motivo dobbiamo essere diciamo un po' più ottimisti, perché credo che fino a stamane prevaleva molto pessimismo intorno al Pescara, sia per il calendario ma anche per le prestazioni, perché non vedevamo una squadra viva, una squadra che non aveva reagito, non c'era stata la scossa nemmeno dopo l'ingresso di Epifani, che ovviamente non aveva responsabilità sulle sconfitte subite, anche se possono esserci delle valutazioni non condivise da tutti nell'impostare la squadra in un modo o nell'altro. Oggi c'è stata invece una grande risposta, una risposta che permette a Pescara di tirare un sospiro di sollievo, perché come dicevi tu, William, questa è una squadra ordinata con i giocatori impiegati nei propri ruoli. È arrivato Epifani, Enrico. A tre, attendiamo solo il... Ok. Ascoltiamo Massimo Epifani. Della prestazione della squadra, che ha dato seguito a quella di martedì, anche se abbiamo perso.
Siamo di qua pensando di fare questa partita, e forse il rammarico è la palla di Valsania del 2-0 che poteva magari chiudere la partita, però ho visto una squadra che in questo momento lotta, combatte ed è lo spirito che voglio ritrovare, ho visto una squadra anche compatta, sapevamo di soffrire gli ultimi minuti perché loro ci mettevano ardore perché buttavano la palla in area di rigore, quindi sapevo che andavamo incontro a questo, dispiace perché la partita l'avevamo portata a casa. Intanto ci si attendeva un Pescara in crisi, visto le ultime 3 sconfitte consecutive, insomma, invece se questa è la crisi del Pescara, onestamente, avete disputato una gran bella gara, io personalmente ritengo di aver visto il Pescara tra le migliori dell'Avellino al quartiere, insomma, è una squadra che probabilmente non c'entra niente con la zona Salvezza. Questa domanda mi fa molto piacere perché do merito ai ragazzi perché noi da lunedì abbiamo cambiato sistema di gioco, ci abbiamo lavorato tutti i giorni, credo che questo modulo ci dà compattezza, esalta i singoli. È vero, è vero. E quindi io da allenatore dopo una settimana di lavoro con questo modo sono soddisfattissimo, non soddisfatto. Però la cosa che mi importa di più è la risposta che mi stanno dando questi ragazzi perché adesso lottiamo, combattiamo su ogni pallone, soffriamo perché nel calcio bisogna anche soffrire, però abbiamo anche la lucidità e la tecnica di ripartire e fare male alle squadre. Come ha visto l'Avellino? Non mi prendo, io penso alla mia squadra. Venivamo da 2 sconfitte personale mie, quindi già ho tanti problemi con la mia squadra, non posso pensare agli altri. Sapevamo che incontravamo una squadra, quella Avellino, è sempre difficile giocare, un campo difficile, un pubblico stupendo che ti aiuta quando magari la palla va in area di rigore, quindi sapevamo anche questo. Questo era il primo gol, un regalo dell'Avellino, un grande gesto tecnico da parte del suo Brugman, insomma, diciamo che l'Avellino è stato un po' troppo generoso. Quelli sono i colpi che hanno i giocatori importanti, però io sottolineo più il gol di Brug, ma sottolineo il recupero palla di Mancuso che è stato veramente bravissimo a recuperare palla, ha lottato su una palla recuperata, l'ha data a Brug, ma Brug poi è un giocatore che ha questi colpi, non mi stupisce, però ero già soddisfatto della partenza che abbiamo fatto, abbiamo preso un palo con Mancuso, quindi penso che in quel momento il vantaggio era anche giusto. Pensato di perdere negli ultimi minuti alla fine? Ma gli ultimi minuti finali non fanno testo in un complesso di una partita, perché poi che prendi il 2-2 ad Avellino si crea furore agonistico dalla parte avversaria e mi è piaciuto anche lì la forza di resistere, di non perdere la lucidità, di marcare l'uomo in area di rigore, di andare all'impatto con i tiri da fuori area, perché anche questo soffrire, questo è un dato importante che stasera porta a casa. Soltanto un'ultima osservazione, insomma, se l'arbitro concede un rigore sacrosanto a Castaldo, la partita addirittura la perdete. Questo dici tu che rigore sacrosanto, io non l'ho vista, non lo so, però allora ti rispondo che se faceva gol Valsania 2-0 era finita la partita, quindi il calcio purtroppo esiste di episodi a favore e sfavore. Io analizzo quello che ha fatto il Pescara oggi e vado a casa soddisfattissimo, mi dispiace di aver lasciato 2 punti perché li tenevamo in mano. Hai ereditato una panchina di un maestro del calcio come Zeman. Ecco, lei in settimana ha detto che è dispiaciuto di non aver cambiato molto già appena arrivato sulla panchina. Quando dice di non aver cambiato molto, a che cosa si riferisce? Allora, siccome quando si parla di Zeman è Zeman, no? E quindi non si discute. Il mister faceva un modulo di gioco diverso da quello che voglio fare io, questo è l'unica. Non ho cambiato perché ho cercato di cambiare il meno possibile, sono entrato una settimana cercando di cambiare il meno possibile nei giocatori e nei ruoli. Però io sono convinto che questa squadra, questo modulo lo può fare benissimo, perché abbiamo giocatori che hanno di natura questo ruolo, i ruoli che oggi sono in campo, che abbiamo le mezzale, abbiamo centrocampisti centrali, abbiamo bravi, abbiamo i difensori bravi, anche quelli che stanno fuori, Bovo, Campagnaro, quindi
sto cercando di dare solidità, cercando di compattare un pochettino la squadra e di cercare di fare il meglio possibile da quella fine. A posto? Grazie. Ok, eccolo subito Epifani in zona mista, Paolo Renzetti, vai Paolo. Sì, grazie. Prendiamo la linea qui in Mix Zone con il tecnico del Pescara Massimo Epifani. Al di là del risultato, direi oggi ottima prova del Pescara. Sì, è quello che mi aspettavo. Sono contento per i miei giocatori perché veniamo da un periodo particolare, difficile. Però io ero martedì, anche nonostante il risultato, ero soddisfatto di quello che mi avevano dato. Mercoledì, nella chiacchierata che ci siamo fatti, ero ancora più convinto che la strada è quella giusta. E oggi hanno dimostrato di fare una partita importante, una partita difficile in un campo difficile. Siamo stati attenti su tutte le situazioni, sia in possesso palla che non in possesso palla. Quindi oggi vado via da qui con grande rammarico, perché abbiamo lasciato due punti che alla fine li potevamo portare a casa. Epifani, tanti segnali importanti da questa partita, c'è stata la prestazione, tanta determinazione, anche intelligenza calcistica, soprattutto da parte di Brugman, ma da tutti i suoi ragazzi, e anche un pizzico di sofferenza nel finale. Lo sapevo, non dovevamo prendere il secondo gol, anche se lo voglio rivedere perché una palla poteva essere fuori gioco. E sapevamo che loro erano dei tiratori a fuori area, abbiamo preso un gol che dispiace prendere, e poi sapevo che gli ultimi 7-8 minuti poteva diventare una battaglia. Però anche lì abbiamo dimostrato di avere determinazione, fame e attaccamento alla maglia che gli chiedo giornalmente. La nota positiva di oggi, non so se tu sei d'accordo, una squadra che nelle ultime settimane aveva fatto una gran fatica non solo a segnare gol ma a tirare nello specchio della porta delle formazioni avversarie, oggi ha segnato due reti ma ha avuto anche tante occasioni, c'è stato un cambio netto sotto questo punto di vista. Paolo, il lavoro, io credo molto nel lavoro, c'è una grossa umiltà e con loro ci lavoro quotidianamente, sto cercando di entrargli dentro per cercare di tirare fuori tutto quello che hanno. Questi ragazzi sono i primi a essere abbattuti quando le cose vanno male, e io devo cercare di tirarli su, di fargli tirare fuori cose che in questo momento magari nessuno poteva pensare di avere, perché la determinazione, la voglia di combattere, di essere un muro contro una squadra che ha giocatori importanti. E sono forti nel gioco aereo e noi oggi abbiamo concesso pochissimo, quindi di questo sono contento. Però chiusa questa parentesi di oggi, bisogna continuare a migliorare, continuare a diventare ancora di più squadra, e sono convinto che questa è la strada giusta. Pescara meritava sicuramente la vittoria, il cambio di Carraro con Pettinari, noi abbiamo visto che forse la squadra si è un po' abbassata o abbiamo visto male? Assolutamente no, il cambio è stato fatto perché Stefano era stanchissimo e in quel momento ho alzato Brugman, perché secondo me Brugman in quel momento poteva prendere una palla fra le linee, ci poteva fare un contropiede importante, ne abbiamo avute tre, purtroppo le abbiamo sbagliati, e poi è entrato Carraro che è un ragazzo bravo, forte di testa. In quel momento ci serviva uno che si abbassava insieme alla linea, che si soffriva fino alla fine, infatti alla fine ha salvato una palla di testa, quindi ero convinto che potevamo ripartire e fargli il terzo gol. Purtroppo abbiamo preso quel gol che ci dispiace, però rimane la prestazione, rimane la determinazione che ci stiamo mettendo adesso. Hai detto di essere rammaricato per questa mancata vittoria, il gol del pareggio dell'Avellino è arrivato a 4 minuti dal termine, una tiratina d'orecchie a Valzania che al quinto minuto del secondo tempo ha fallito quel gol, poteva arrivare la rete del 2-0 che probabilmente avrebbe messo la partita su binari diversi, è stato autore di una grande prova Valzania, però se avesse segnato quel gol ora forse staremmo a parlare di un'altra partita. Ma ne parlavo proprio con Luca 5 minuti fa nello spogliatoio, purtroppo capita di sbagliare, l'ha voluta chiudere la palla invece di tirarla dritta per dritta, però oggi a Luca Valzania penso che gli si può fare solamente gli complimenti, perché ha fatto una partita, ma come lui hanno fatto una partita eccelsa tutti quanti, è quello che pretendo da loro, che ci mettono attaccamento, che ci mettono voglia di fare, che ci mettono anche intelligenza durante la partita, perché poi Valzania che non ci sarà tra l'altro domenica per gli impegni con la nazionale, non ci sarà, chi giocherà al posto suo sicuramente si farà trovare pronto, però in questo momento mi interessa il gruppo e quello che ci può dare risultati immediati. Contro l'Empoli alla prossima ci vorrà questo Pescara o anche qualcosa in più? Ma sappiamo di incontrare la prima della classe, la squadra che viene da 16 risultati utili consecutivi,
quindi la prepareremo bene, ci dobbiamo mettere l'ardore e la determinazione che ci abbiamo messa oggi, preparando una partita sapendo che loro giocano in maniera diversa dall'Avellino, e cercheremo di farci trovare pronti e speriamo di avere anche il supporto dei nostri tifosi. L'ultima, Massimo, cosa hai pensato quando è arrivato il gol del 2-2 della formazione di casa? Stavi già pregustando questa vittoria? Sarebbe stata la tua prima vittoria da allenatore del Pescara in Serie B, ci sei arrivato davvero ad un passo. Ma in quel momento non sto pensando a questo, mi è dispiaciuto per la squadra, perché se passavamo quella palla su quella rispinta che eravamo un po' messi male, magari portavamo a casa il risultato, però rimane oggi la prestazione. Quando io mercoledì gli ho chiesto ai ragazzi delle cose importanti all'interno dello spogliatoio, le risposte me le hanno date sia martedì e specialmente stasera, quindi io sono contento. E ho detto ieri in conferenza stampa, quando c'hai i ragazzi che ti danno la grande disponibilità come la stanno dando loro, io sono contento e determinato a cercare di risollevare il più presto possibile questa squadra. Davvero l'ultima epifania, almeno per quanto mi riguarda, l'abbiamo già chiesto a Perrotta, tanta pioggia ma anche i cori dei vostri sostenitori sono arrivati fin qui in 170. Guarda, i tifosi della curva sono venuti domenica, sabato scorso prima di Parma, e hanno fatto un gesto importante, ci stanno vicini, ci stanno aiutando, e loro sono encomiabili. Io sono di Pescara, li conosco bene, mi auguro che domenica sia veramente il 12° uomo in campo, perché di loro abbiamo bisogno, ma più che mai in questo momento. Grazie al tecnico del Pescara Massimo Epifani, venuto qui in Mixed Zone per le interviste del 91esimo. Per il momento in linea allo studio, ti anticipo Andrea che verranno nella nostra postazione il centrocampista del Pescara Gaston Brugman e il tecnico della formazione irpina Walter Novellino. Per il momento in linea allo studio. Bene, Riccardo, cosa desumi da queste dichiarazioni? Abbiamo ascoltato Epifani in conferenza e poi nella one to one. Meno male quello che ho detto io sono soddisfatto della prestazione della squadra, al di là del risultato, la squadra ha lottato, la squadra ha creato 12 azioni da gol, la squadra sull'1-0 poteva fare il 2-0, poteva raddoppiare, poi gli episodi hanno portato ad un pareggio probabilmente giusto per quello che si è visto in campo, ma pareggiare in un campo al Partenio, ad Avellino, ci può anche stare, non è... È obbligatorio vincere, è obbligatorio è mandare in campo dei ragazzi che lottano, che si sporcano il pantaloncino, e questo l'hanno fatto. Poi non è che è Epifani che va in campo, vado in campo io, vanno in campo i tifosi, vanno in campo i giocatori oggi hanno dato secondo me tutto quello che potevano dare. Balzani ha fatto una prestazione eccellente, a mio avviso il migliore in campo, è vero, però è lui che ha sbagliato il gol praticamente a porta vuota. C'è anche da dire che l'Avellino poi ha avuto un rigore contestato, che se magari non c'era il primo c'era il secondo. Sono tutti episodi, ma è chiaro che quando vai a giocare in una squadra che come te sta lottando ha le sue occasioni, ma noi le nostre le abbiamo avute. Io in tutto l'anno, quest'anno, non ho mai visto la squadra giocare in questo modo, soprattutto nell'atteggiamento che ha avuto nella partita. William? Diciamo che, ripeto, la prestazione è stata buona, il modulo è quello giusto, i giocatori stanno praticando un gioco diverso da quello che si pretendeva prima, cioè Zemallandia, non ci avevano capito nulla, le migliori partite le abbiamo vinte 1-0, ma già autogestendosi la squadra, e quindi praticamente adesso siamo usciti da questo equivoco. Con questo sistema di gioco penso che i giocatori si troveranno molto di più a loro agio. Peraltro ci sarà la formazione tipo, una formazione che finora da giugno non l'abbiamo mai vista, la formazione titolare. Adesso credo che Epifani si affiderà a una squadra titolare con i dovuti rincalzi chiaramente, e il tutto porterà secondo me a prestazioni migliori. Epifani è da 8 giorni a Pescara, quindi praticamente dopo il cambio di gioco, magari errato quello iniziale, perché si poteva anche studiare meglio la situazione con due partite a ridosso l'una dell'altra, penso che adesso le idee anche da parte del mister siano più chiare, e quindi ripeto,
però dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, avere l'umiltà giusta da parte di tutti, perché ci deve essere. William, massimo, a chiudere, perché il massimo rispetto per tutte le andiamo, c'è Mancuso, non Brugman, Mancuso. Paolo. Sì, grazie. Prendiamo la linea dalla Mix Zone qui dello stadio Partenio Lombardi di Avellino per parlare con Mancuso. Oggi un ritorno a gol importante, non è bastato per la vittoria, ma questo gol ti dà grande fiducia dopo soprattutto tanta sfortuna. Era andato vicino a segnare gol importanti nelle partite precedenti, non ci eri riuscito, oggi sei tornato al gol, ti sei un po' sbloccato. Sì, nelle partite precedenti, come hai detto tu, c'era sempre stato un pizzico, un po' di imprecisione mia, un po' di sfortuna. Oggi è stato bravo Luca Valzania a servirmi quella palla che era solo da spingere dentro, io a farmi trovare nel posto giusto. Peccato perché il gol poteva essere un gol pesante da tre punti e invece ce ne ha consegnato solo uno. Mancuso, un palo, un gol, insomma una buona giornata per te dal punto di vista personale. Certo, il Pescara è andato due volte in vantaggio, un'ottima prestazione, anche determinazione, e poi l'Avellino ha agguantato il pari. Due punti persi? Ma questo è un po' difficile da stabilirlo, se sono persi o no. È un campo sicuramente difficilissimo e come hai detto tu credo che la squadra abbia fatto un'ottima prestazione, soprattutto dal punto di vista della voglia, ci abbiamo messo veramente, veramente l'anima in questa partita. Chiaramente potevamo portare a casa il bottino pieno, non è stato così, ripeto, perché comunque questo è un campo difficile. Però ripartiamo dalla prestazione, credo sia stata ottima. Una prestazione importante, una risposta importante dopo le due sconfitte con Parma e Carpi, e anche l'attacco oggi è tornato a farsi sentire, a farsi vedere dopo un periodo in cui avevate avuto grande difficoltà a mettere la palla nella porta avversaria. Ripeto, la prestazione c'è stata soprattutto dal punto di vista della voglia, credo che la squadra veramente ha dato tutto, ha lottato su tutti i palloni. Davanti con Stefano mi sono sempre trovato bene a giocare, quindi non era una novità, ecco, e siamo riusciti magari a trovare delle vie per andare a sé. Perché la prestazione di oggi, scusami se ti interrompo, non si era vista nelle due gare con Carpi e Parma? Ma chiaramente ora ci siamo ritrovati che i punti pesano e quindi sappiamo che dobbiamo lottare su tutti i palloni. L'abbiamo fatto anche nelle partite precedenti, credo, anche col Carpi il secondo tempo potevamo benissimo pareggiarla. Non è andata così e oggi invece ci abbiamo messo veramente l'anima. Potevamo portare a casa i tre punti e ce ne prendiamo uno. Non era facile affrontare. Paolo, chiedigli perché era così rigenerato oggi in un attacco a due mentre nell'attacco a tre non lo è stato. Massimo Epifani, ma che cosa è scattato in voi? Se è scattato qualcosa già dalla gara di Carpi oppure poco prima di questa partita? Ma se è scattato qualcosa non lo so, ripeto, noi ora sappiamo che dobbiamo fare punti pesanti. Oggi, come hai detto tu, venire qua a giocare non era facile, perché l'Avellino arrivava da una sconfitta nel derby, quindi voleva sicuramente rifarsi, come noi. Credo nel complesso che il pareggio sia abbastanza giusto e quindi ce lo prendiamo e andiamo avanti. Leonardo, io volevo tornare un attimo sulla tua prestazione, perché oggi nell'attacco a due, in questo 3-5-2, ti abbiamo visto davvero in grande spolvero. Nell'attacco a tre probabilmente le tue prove non erano state così positive come quella di oggi. Ti trovi meglio con questo modulo? Ma non lo so, perché in questo momento oggi sì, sicuramente è andata bene così a due, ma io ho sempre giocato in un attacco a tre, quindi non credo sia la posizione. Chiaramente giocando così a due riesco a svariare ovviamente su tutto il fronte d'attacco e questo mi piace molto. Senti Mancuso, non è il tuo primo gol in maglia bianca-azzurra, però visto il momento particolare c'è una dedica? No, non ho una dedica particolare, era un gol che ci tenevo perché poteva portarci, ripeto, dei tre punti che erano tre punti veramente importanti per noi. Non è andata così, però sono comunque contento del mio gol. Non è arrivata la vittoria, ma questa prova, questo Pescara può fare risultato domenica con l'Empoli, sei d'accordo? No, si può fare risultato con tutti, l'importante è metterci appunto la voglia di fare il risultato e secondo me possiamo giocarcela anche con l'Empoli. La prima cosa che vi ha detto Epifani negli spogliatoi?
dopo la partita. Chiaramente c'era un po' di amarezza perché ci tenevamo a portare a casa il bottino pieno e ci ha detto che comunque la prestazione c'era stata, quindi di continuare così che i risultati arriveranno. Grazie all'attaccante del Pescara Leonardo Mancuso. Secondo giocatore che abbiamo ascoltato, c'è stata una variazione in corsa, Andrea, perché doveva venire qui in mix zone Gaston Brugman e sarebbe stato molto gradito per via del gran gol segnato al 13° del primo tempo, ma c'è stato un cambio, dunque non verrà Brugman, è venuto Mancuso, tra poco arriverà Novellino e chiuderemo qui in diretta dalla mix zone dello stadio Partenio Lombardi di Avellino. Per il momento linea a voi. Ok, se la regia è d'accordo potremo vedere gli highlights di Avellino Pescara, li commentiamo insieme. Ecco qui le immagini dallo stadio Partenio Lombardi nel Pescara 3-5-2 con Koulibaly e Balzani ai fianchi di Brugman, Crescenzi e Balzano sulle laterali, confermata la difesa a 3 vista col Carpi con Coda, Fornasiere e Perrotta, in attacco Pettinari e Mancuso, fuori causa Falco, Mazzotta, Cappelluzzo, Campagnaro e Proietti, nell'Avellino recuperati D'Angelo e Gavazzi, Gavazzi gioca dietro l'unica punta che è Ardemagni. Pescara pericoloso con il palo colpito da Mancuso che sarà tra i protagonisti in assoluto di questa partita, segnerà anche il secondo gol dei biancazzurri, il cross di Crescenzi, molto bene anche gli esterni Balzano e Crescenzi in questa partita. L'Avellino però deve fare qualcosa perché è in difficoltà e gioca davanti al proprio pubblico, specie dopo la sconfitta con la Salernitana. Qui c'è il gol, l'uscita di Lezzerini, palla agganciata da Brugman che calcia da oltre la metà campo, una traiettoria meravigliosa, la palla finisce dritta in fondo al sacco, 50-55 metri la distanza percorsa da questa sfera che senza rimbalzare prima finisce direttamente in fondo al sacco, un eurogol di Gaston Brugman, davvero una rete splendida dopo la respinta di Lezzerini. L'Avellino reagisce con questo tiro cross di Laverone e la palla sfiorata da Ardemagni che finisce di poco fuori, poi ancora l'Avellino con questo colpo di testa di Kresic e la respinta a mano aperta di Fiorillo che ha fatto delle parate comunque importanti, poi qui ci prova Di Tacchio, respinge Fiorillo, poi perfeziona Coda in fallo laterale, ancora il Pescara che si rivede, batte e ribatti, poi sventola di Balzano, un proiettile disinnescato da Lezzerini che si rifugia nel tiro della bandierina, poi l'attacco dell'Avellino, un tiro ancora di Tacchio ed è prodigioso con il piede, Fiorillo respinge una palla che è sbucata nel mucchio all'improvviso, gran parata di Vincenzo Fiorillo che dunque si è ritagliato un ruolo da protagonista pur in un primo tempo giocato bene dal Pescara, Pescara che continuerà a fare bene anche nella ripresa e qui un grande rammarico per la squadra di Epifani perché sul cross di Balzano, Valzania ha avuto il pallone dello 0-2, forse sarebbe stata partita chiusa, ma Valzania autore di una grandissima partita in questo caso sbaglia, si riscatterà. Qui però c'è il rigore dell'1-1, il fallo di mano di Perrotta, molto contestato, molto dubbio nella dinamica, per l'arbitro l'intervento è da calcio di rigore, il tiro è dirizzato, corta distanza, gomito alzato, la palla prende l'avambraccio all'altezza del petto, va Castaldo che era entrato ad inizio di ripresa al posto di Migliorini con Laverone portato indietro e Ngawa centrale, Castaldo spiazza Fiorillo e segna il gol dell'1-1, ma il Pescara riprende però il comando delle operazioni, Valzania, eccolo il riscatto, l'azione portentosa sulla destra, fa fuori l'intera difesa, mette dentro un pallone facile facile per Leonardo Mancuso che segue il gol del nuovo vantaggio del Pescara, grande azione di Luca Valzania, potenza allo stato puro e festeggia così la sua convocazione con la Under 21, motivo per il quale salterà la gara con l'Empoli. Arriva però il pareggio nel finale, corta respinta di Balzano, di Tacchio che aveva scaldato il piede nel primo tempo con un paio di conclusioni pericolose, qui centra l'angolo alla destra di Fiorillo, nulla da fare per estremo difensore del Pescara, si parlava della posizione di fuorigioco di D'Angelo, qui rivediamo il tiro, non riusciamo però a decifrare se fosse una posizione
punizione attiva o no. E poi nel finale il Pescara addirittura rischia, Pescara che aveva assaporato la vittoria. C'è Castaldo che rivendica un altro calcio di rigore per questo intervento di Crescenzi. Ecco, in questo momento potrebbe esserci lo sgambetto, Castaldo va giù, l'arbitro in questo caso fa proseguire dopo che era stato fiscale in occasione del rigore dell'1-1. E poi un altro rischio, proprio all'ultima azione la sventola dalla distanza, la parata di Fiorillo in calcio d'angolo. 2-2 dunque al Partenio Lombardi. Insomma, William, nel rivedere le immagini, un Pescara che ha giocato sicuramente una buona prova, però insomma nel finale ma mi è piaciuto la disamina che ha fatto Mancuso della partita, è stato molto onesto intellettualmente, alla fine ha detto che il pareggio è il risultato più giusto. Rimane però, al di là del fatto che i tre punti avrebbero fatto più comodo a noi, molto più comodo a noi, un punto è comunque un punto prezioso, e adesso bisogna essere, ripeto, umili e praticare il tipo di calcio a cui sono stati abituati i giocatori da anni, da quando giocano, e non stare a tentare di mettere in campo diciamo uno spettacolo che è quello della Zemanlandia, che non ti salutano Angelo Ilpostino e Rubino. William, non si sono mai ti vedono sereno, ti saluti da Angelo Ilpostino, sì, e Rubino. Sì un saluto a tutte e due. Intanto, ecco, dai messaggi allora andiamo da Paolo Renzetti, chiedo scusa perché grazie, c'è Novellino. Paolo, vai. Sì, grazie. Io sono qui con il tecnico della formazione irpina, Novellino, a cui chiedo subito se secondo lei il 2-2 è il risultato più giusto. Beh, alla fine credo di sì, però... C'era con l'arbitro. No, credo che è stato un risultato dove noi l'abbiamo agevolato i gol a voi, però noi ce li siamo creati, però alla fine credo che... Direi qualcosa meritavamo più di noi. L'arbitraggio di Minelli? Insomma, però io sono un allenatore, ho molto rispetto di chi lavora. Direi che abbiamo incontrato una formazione che era in difficoltà, una formazione che sembrava... però io conosco i giocatori, Bruma lo conosco, l'ho avuto, conosco tutti. Ecco, forse la fortuna non ci ha aiutato oggi, però abbiamo giocato contro una ottima squadra. Novellino, possiamo dire un po' in fondo sia l'Avellino che il Pescara può rimpiangere un po' la vittoria, perché sì, il Pescara due volte in vantaggio, voi avete ripreso il Pescara per due volte, però nella parte finale avete premuto parecchio. Molto, negli ultimi 10 minuti la partita, 5-7 minuti la partita l'avevamo in mano noi, però al di là di questo credo che sono due ottime squadre che si trovano in un punto in classifica che non si meritano assolutamente. Sono un po' in difficoltà anche voi, non siete sì, in difficoltà? Ma noi in difficoltà. Avete una gara da recuperare. Da recuperare ancora, possiamo superarvi. Torniamo un attimo alla partita, Novellino. Nel secondo tempo, soprattutto dopo l'ingresso di Castaldo, la squadra in avanti ha tenuto bene. Castaldo ha fatto quasi da solo reparto nel secondo tempo. Ma io lo sapevo. Ma perché non ha giocato dall'inizio? È perché i dottori mi hanno sconsigliato di giocarlo subito. Rientra dopo 60 giorni. Sennò se Castaldo stava bene sicuramente giocava il primo tempo. Ecco, questo punto, davvero l'ultima, Novellino, si è parlato in settimana, c'è stata anche questa dura contestazione nei suoi confronti, nei confronti dei ragazzi, però ecco, lei si sentiva un po' sotto esame, era una partita fondamentale per lei? Guarda, nella mia vita ho fatto più di 900 partite, gli esami non finiscono mai, non finiscono mai, gli immaturi, non siamo sempre immaturi. Grazie al tecnico della formazione irpina, Walter Novellino, sempre è simpatico, è sempre un piacere ascoltarlo. Siamo in chiusura dunque dalla Mixed Zone dello stadio Partenio Lombardi, abbiamo ascoltato i due tecnici ai nostri microfoni, abbiamo ascoltato Perrotta e Mancuso per il Pescara, ringrazio anche Enrico Rocchi, e tutto dallo stadio Partenio Lombardi, linea che può tornare definitivamente allo studio dopo ovviamente aver ringraziato anche per l'assistenza tecnica Silvia Gentile, a voi.
Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Ci avviamo alla conclusione di questa prima parte dell'Abruzzo del pallone, chiaramente dedicato al Pescara. Prima però di andare in pubblicità, ora si sta sedendo in sala stampa Novellino, ma lo abbiamo già ascoltato e non lo riproponiamo, magari lo acquisiamo. Se ci saranno passaggi interessanti ve li proporremo prossimamente, magari nei TG di ieri o nel corso della trasmissione replay. Abbiamo ascoltato anche Novellino, abbiamo un quadro un po' più chiaro. Riccardo, andiamo a chiudere con le ultime tue considerazioni. Peraltro aggiungo che dai messaggi che arrivano ormai c'è questa doppia parrocchia: da un lato gli zemaniani, dall'altro invece quelli che sono contro Zeman e a favore di questa svolta tecnica. Però insomma il calcio è bello anche per questo. Ci chiedono di tirare costantemente in ballo il presidente Sebastiani, però insomma noi parliamo di quello che accade in campo. Sicuramente poi tutto quello che accade e anche i risultati della squadra, la classifica, sono il frutto di tutto, in principal modo il frutto delle scelte della società e di Sebastiani, e sicuramente poi di questo si parla e si continuerà a parlare. Però insomma noi stiamo sul campo, su quello che fanno i giocatori, su quello che propongono gli allenatori, prima Zeman e ora Epifani. Riccardo. Non ho mai parlato della società e continuerò a non farlo, perché fondamentalmente a me non interessa. Io vengo qua e guardo la partita e commento la partita che vedo. Che ci sia Zeman in panchina, Epifani, Mourinho, o che ci sia il dilettante come sono io, come mi hanno definito. Il discorso è che io oggi ho visto una buona squadra che non vedevo da tempo. Non sono né pro Zeman né contro Zeman, io ogni volta vedo la partita e modestamente giudico quello che vedo. Oggi ho visto una bella squadra, una squadra forte, una squadra che ha giocato un buon calcio, una squadra che ha lottato, una squadra che ci ha messo tutto quello che ci poteva mettere, al di là del risultato. E credo che quello che ho detto io l'ha confermato anche Novellino, che ha detto che ha giocato contro un buon Pescara, l'allenatore Epifani, che ha detto che ha giocato la squadra che ha visto in campo la squadra che voleva, l'hanno confermato i giocatori intervistati. Quindi io non credo di aver detto cose affermando che questa squadra a me è piaciuta per l'atteggiamento che ha avuto in campo. Ripeto, ha del risultato e mi fa stare tranquillo per quello che sarà il ciclo terribile che ci aspetta. Ho visto giocatori rigenerati, giocatori come ad esempio Pettinari, che anche se è stato in ombra ha fatto un lavoro molto sporco, ha fatto il famoso gioco sporco a favore di Mancuso, che ha potuto inserirsi più volte. Ho visto Koulibaly, Valzeni e Bru con un buon centrocampo, ho visto una difesa ordinata. Poi è vero che si può prendere il gol al Partenio con l'Avellino in cerca di punti, però tutto sommato la squadra è piaciuta. E poi un'altra cosa, qui non ci sono pro zemaniani o contro zemaniani, qui ci sono forse quelli che tifano il Pescara e che quelli che guardano la trasmissione non lo tifano. Questo è quello che io leggo dai messaggi. Noi qua tifiamo solamente il Pescara, tutti quelli che scrivono non credono che siano tifosi. William, dopo aver ascoltato Novellino, anche per te una chiusura? Sì, guarda, io ho sempre valutato le partite di volta in volta e poi per quanto riguarda l'andamento del campionato ho fatto le mie considerazioni circa il tentativo, peraltro non riuscito, di ricreare Zemanlandia. Era un equivoco da cui dovevamo uscire. Non dico che chiaramente con Zeman in panchina noi avremmo magari avuto qua problemi di retrocessione, assolutamente, però i play-off erano anche un traguardo non semplice. Però è successo quello che è successo, Zeman ha tirato troppo la corda, il presidente ha chiaramente perso la pazienza, perché dopo l'intervista fatta pesantissima nei riguardi della società, dei giornalisti, dei giocatori da parte di Zeman prima della partita contro il Novara, era un licenziamento, un autolicenziamento praticamente. Invece Sebastiani lo ha confermato, si è arrivati al punto tale da poi magari far traboccare il vaso, la famosa goccia, con un atteggiamento che Zamparino non avrebbe assolutamente digerito nemmeno all'inizio del campionato.
Quindi credo che adesso siamo nelle condizioni di dover ricreare questa squadra. Oggi i segnali positivi ci sono stati, dobbiamo chiaramente essere sempre prudenti e ripeto, andiamo avanti con la fiducia e con l'attaccamento alla squadra. Poi i giocatori, gli allenatori vanno via tutti, la maglia rimane, noi stiamo qui a commentare il Pescara a cui siamo legati da anni. Perfetto William, grazie, grazie a William, grazie a Riccardo. Noi chiudiamo questa prima parte dell'Abruzzo del pallone, ma non andate via perché tutti i gol del pomeriggio, considerazioni su Serie C e Serie D saranno fatte tra poco dopo la pubblicità. Grazie ancora a William e a Riccardo e l'Abruzzo del pallone prosegue dopo la pubblicità. I nostri sogni. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Ore 20:35, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone dopo il post gara di Avellino Pescara, partita terminata 2-2. Siamo pronti per tuffarci in Lega Pro e Serie D soprattutto perché oggi c'era il derby, c'erano due derby, quello di Avezzano lo ha vinto la formazione di casa 3-1 contro il Francavilla, quello di Pineto clamorosamente lo ha vinto il Nero Stellati 2-3 contro il Pineto. In Serie C c'è stata il pareggio, l'ennesimo per 0-0 del Teramo contro l'Albino Leffe. Io saluto subito gli ospiti che ci hanno raggiunto, due colleghi giovanissimi, molto più giovani di me, e questo mi fa abbastanza sfigurare. Molto, sei no. Più giovane, Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Buonasera a tutti. Io sono 84. Allora, quasi siamo là, perciò, okay, dai, okay. Ciao Roberta. Buonasera a tutti. Clima rovente a Pineto, Abbastanza. Perfetto, di ritorno da Avezzano, oggi abbiamo visto la partita vicini, quasi. Valerio De Carlo, ciao Valerio. Ciao Jacopo, un saluto a tutti. Responsabile della comunicazione del Francavilla, poi ti faccio notare una cosa durante la partita che non avevate notato. Poco ma sicuro. Eh sì. Ovviamente ritrovo dall'altra parte dello studio, quello di Diretta Stadio, Andrea Costantini. Ciao Andrea, ben ritrovato, che vi ha tenuto compagnia oggi per tantissime ore. Prima di iniziare la discussione, perché avremo una piccola parentesi anche di ciclismo, rapidamente Serie C e Serie D, risultati e le classifiche con l'ausilio della grafica. Io ringrazio tutta la squadra di TV6 perché oggi sta garantendo una diretta fiume infinita praticamente. Renate Bassano 1-2, questa è Serie C. Sant'Arcangelo Triestina 2-2. Vicenza su Tirol giocata venerdì 0-1, Fano San Benettese 1-1, Pordenone Fermana 2-0, Ravenna Mestre 2-1, Reggiana Gubbio 3-2, Teramo Albino Leffe come detto 0-0, riposava la Feralpi Salò. Vediamo la classifica ricordandovi che in settimana ci sarà il turno infrasettimanale, il Teramo andrà a Bolzano, al Druso in trasferta proprio contro il Sud Tirol. Comanda il Padova, 43 la coppia Reggiana Bassano e poi via tutte le altre. Il Teramo è al quart'ultimo posto, 28 punti, Gubbio 27, Sant'Arcangelo 25, Fano 23. Dunque va di lusso al Teramo che nemmeno oggi, non solo non vince, nemmeno oggi segna. Serie D, Girone F. Questi i risultati della 27esima giornata: Avezzano Francavilla 3-1, Jesina Monticelli 1-1, L'Aquila Campobasso è stata rinviata, Matelica Fabriano 1-1, Pineto Nero Stellati 2-3, Recanatese Castelfidardo 5-1 e poi la vittoria dell'Agnonese a San Marino per 1-0, 2-0-0, Vastese San Giustese, Vispesaro San Nicolò. La classifica: 61 il Matelica, 57 la Vispesaro, 47 l'Avezzano, 44 la Vastese, 43 il Castelfidardo, 41 l'Aquila, 39 Francavilla San Marino e San Giustese, 37 il Pineto, 36 il Campobasso, 31 la Recanatese, 30 l'Agnonese, 29 il San Nicolò, 26 la Jesina, 22 il Monticelli, 19 punti per il Fabriano, 14 per il Nero Stellati. È inutile fare il riepilogo delle partite da recuperare o meno, poi ovviamente lo faremo
andando avanti nel corso della puntata. Come promesso, parentesi di ciclismo, perché dopo tanti anni un italiano torna a vincere la Milano-Sanremo. Io saluto Luciano Robottini, ciao Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti gli ospiti. Allora, si torna a vincere, la Milano-Sanremo è di nuovo tricolore, una vittoria bellissima quella di Vincenzo Nibali, che è partito ai meno 6 sul poggio come un razzo e poi ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Mancava questa vittoria. Beh, mancava veramente alla Sanremo una vittoria di un italiano, era ben 12 anni che non si riusciva a vincere questa grandissima classica italiana ed è venuta fuori da veramente un capolavoro di Vincenzo Nibali. Tu sai che già giovedì scorso nella puntata di Velò avevamo tirato fuori nomi eclatanti come Sagan, Christoph, De Manar, Boanny, Nizzolo, Trentin, corridori che erano molto più favoriti del campione siciliano. Invece Nibali a 7 km dall'arrivo fa un colpo veramente di grande classe e per 7 km tiene veramente l'Italia col fiato sospeso, una vittoria che rilancia un po' questo sport, uno sport in grande affanno negli ultimi anni. Penso che questa vittoria ridarà sicuramente morale a tutto l'ambiente ciclistico e penso che questa immagine possa essere di evangelizzazione a questo sport, perché Nibali ha fatto veramente un'azione di grande classe da corridore umile che è, quindi apprezzato veramente da tutto il mondo sportivo. Certo, certo, assolutamente. Intanto rivediamo proprio nelle immagini lo scatto di Vincenzo Nibali. Che cosa, chi ti ha deluso nella strategia di corsa? Forse Sagan, che aveva lanciato un compagno di squadra proprio all'imbocco del poggio? Chi ti ha deluso? Ma complessivamente mi ha deluso la Sanremo fino all'attacco di Nibali, perché è stata una Sanremo veramente atipica, addirittura sotto il poggio arrivano in 170, ciò che negli anni passati non era mai successo. Invece sicuramente gli ultimi 7 chilometri sono stati veramente chilometri bellissimi di questo sport che ogni tanto ti regala delle emozioni incontenibili. Quindi non dico Sagan, perché Sagan secondo me quando ha visto partire Nibali sul poggio non dico che lo ha lasciato andare, però sicuramente non ha fatto nulla per andarlo ad inseguire, perché sapeva benissimo che un inseguimento su Nibali gli sarebbe costato troppo, perché negli anni passati Sagan ha corso la Sanremo con grande generosità e purtroppo ha sempre pagato, non è mai riuscito a vincerla e sicuramente però è un corridore che potrà vincerlo nel prossimo futuro. Invece l'unica occasione della vita di Nibali lo sfrutta la grande e questo corridore veramente con questa vittoria si appresta ad affrontare una stagione dove noi dobbiamo seguirlo con molta attenzione, perché i prossimi impegni saranno il Fiandre, la Liegi e poi di nuovo al Tour, quindi con un Nibali così l'Italia ciclistica si potrà divertire. Luciano, l'ultimissima risposta flash: Nibali da corridore di corse a tappe sta diventando un corridore di classiche? Ma diciamo che lui nasce corridore da corse a tappe perché è un corridore resistente, non è uno scattista, però anche in passato voglio ricordare che è stato vicino a vincere una Liegi, è stato vicino a vincere una Sanremo, è arrivato terzo alcune stagioni fa in questa classica, quindi è forse tra i corridori adatti alle corse a tappi, grandi campioni delle corse a tappe, è l'unico corridore che se trova giornata riesce a dare delle grandissime prestazioni anche nelle corse di un giorno, quindi un corridore completo, un grande campione, addirittura io voglio esagerare, secondo me
lo pono tra i fuori classe di questo sport, veramente un ragazzo a modo, educato, sa muoversi con la comunicazione, quindi un ragazzo che dobbiamo tenercelo stretto perché è un'ottima cartolina per il nostro sport. Perfetto, Luciano, ovviamente io ti aspetto giovedì sera per una puntata ovviamente speciale in cui torneremo sulla vittoria di Vincenzo Nibali alle 21 nella trasmissione consueta, sarà la quarta puntata. Grazie Luciano. Buonasera a tutti, buon lavoro. Grazie davvero a Luciano Robottini. Ovviamente l'appuntamento è giovedì sera alle 21, ve lo come sempre da marzo fino alla fine di ottobre. Allora, cominciamo con il calcio. Io direi, ragazzi, prima di iniziare a discutere, vediamoci il primo servizio della serata. Dal Dei Marsi, Avezzano 3, Francavilla 1, il servizio. E l'Avezzano ad uscire vittorioso dal fango del Dei Marsi, piegato il Francavilla 3-1, e questo è un successo importante perché le concorrenti dei biancoverdi non vanno oltre il pareggio, e così l'Avezzano può cancellare l'amarezza per il pari nel recupero di Castelfidardo di domenica scorsa. Tanti problemi di formazione, specie in difesa per il Francavilla. Iervese senza Menta, lungo De Gente, out anche Romeo, e allora è 3-5-2 con Di Cecco centrale difensivo, Molenda e Di Pentima sulle due corsie, e la coppia di attaccanti formata da Banegas Alexic. Per Giampaolo invece stessa formazione di partenza di Castelfidardo. Deramo è ancora con la rappresentativa della LND, allora è ancora Pollino a prendere il posto dell'esterno. Scutti confermato a sinistra in difesa, Dos Santos guida l'attacco. Campo inzuppato dalle piogge delle ultime ore, ma dopo un sopralluogo si gioca, ma con le difficoltà del caso. Il primo a farsi vedere è proprio Alexic al quinto, pescato in profondità ma chiuso in scivolata da Sbardella, che tuttavia si fa male nell'occasione e reggerà solamente altri 16 minuti. L'Avezzano al nono passa, Persi è il più lesto al limite dell'area giallorossa a calamitare il pallone ed incunearsi centralmente, subendo il fallo di Di Pentima, che interviene in scivolata in maniera improvvida. Nessun dubbio per Porcheddu di Oristano, e il cucchiaino di Cerone dagli 11 metri manda avanti i biancoverdi di Giampaolo. Al 20° i marsicani potrebbero calare il bis. Fiore buca l'intervento in chiusura sulla sventagliata da destra, ma Pollino tutto solo e traito anche dal fondo fangoso non ne approfitta. Giampaolo è costretto a sostituire Sbardella, che proprio non ce la fa, inserendo Tariuk in coppia con Menna. Clamorosa l'opportunità che a metà tempo capita a Banegas, lanciato in profondità e disturbato da Menna, ma chiuso sulla conclusione da Fanti con Palumbo, che non approfitta della corta respinta. Piove sul bagnato per Iervese perché si fa male anche Palumbo, al suo posto entra Di Pinto. Cerone ci prova con un tiro cross che coglie il legno traverso, ma il Francavilla ad essere propositivo, trovando il meritato pareggio al minuto 37. Di Pentima dalla corsia di sinistra fa partire un traversone che pesca Milizia tutto solo in area di rigore. Colpo di testa e Fanti è battuto. Pareggio giusto per quello che si è visto, ma che dura solamente 3 minuti perché al 40° il rilancio di Fanti è calamitato da Dos Santos. Stop pregevole servizio per Pellecchia, sinistro velenoso e su cui Fargione non è impeccabile. 2-1, Avezzano che rimette il naso avanti a ridosso dell'intervallo. Nella ripresa il primo squill di Banegas, che supera Fanti ma non Menna con lob in apertura, e prima della doppia opportunità di casa, chiusa in entrambe le circostanze dalla retroguardia francaillese. Né il sinistro di Pallecchia né il tapine di Bianciardi trova nel fondo della rete per merito di Fiore e di Pinto. Alexic ci prova con la sventola al 57° su cui si distende Fanti. Giampaolo toglie Pollino e Scutti per Acatullo e Lombardo e trova il tris al minuto 65 con la ripartenza di Persia, che trova Dos Santos in profondità. Il brasiliano non si fa pregare, diagonale imparabile per il gol numero 16 in campionato che mette il sigillo alla partita. Ancora Alexic tenta il nuovo blitz offensivo al 79°, botta centrale disinnescata da Fanti, poi le sostituzioni e Bisegna, uno dei nuovi innesti che ci prova a 5 dal termine col mancino, ma Fargione è attento. Al 40° il tentativo di San Severino, ma quando la gara ormai è in ghiaccio, Avezzano, sempre più terza forza del campionato, sfrutta i pareggi di Matelica, Pesaro e Vastese, sale quota 47 punti, lasciando il Francavilla 8 lunghezze dietro e con la necessità di recuperare i tanti elementi che sono mancati al Dei Marsi. Per i biancoverdi il modo migliore per aprire la settimana che porta al derby del Gran Sasso contro l'Aquila. Tra poco sentiremo anche le interviste a Federico Giampaolo, a Pierluigi Iervese, anche al presidente dell'Avezzano Paris, che insomma contento, bagnato oggi dopo la festa a fine gara. Però Valerio, noi abbiamo visto la partita, per chi la partita non l'avesse vista sembrerebbe un risultato potrebbe sembrare un risultato insomma che ci può stare, invece soprattutto nel primo tempo il Francavilla ha fatto vedere delle ottime cose. Sì, assolutamente sì, condivido con te, nonostante
io faccio parte di questo gruppo, però cerco sempre di venire in maniera oggettiva alla gara, e anche tu negli highlights hai dato modo di vedere comunque le tante occasioni, soprattutto come dicevi nel primo tempo, tra Aleksić, Banegas, poi l'infortunio di Palumbo, ad un certo punto ci siamo ritrovati a giocare con 2,99, 2,98, comunque non è facile in un campo del genere. Certo è che poi le qualità di quelli davanti, come ad esempio Dos Santos, come lo stesso Cerone, poi fanno la differenza, però se andiamo a vedere oggettivamente i gol realizzati, basta vedere questo calcio di rigore, viene da un errore nostro. Il tiro di Pellecchia, comunque complice un po' il terreno di gioco, comunque andando a vedere tanti errori non li abbiamo commessi in fase difensiva, rivedendo poi, stavo dicendo anche prima nel collegamento iniziale, forse la posizione di Dos Santos non è... Sì, tra un po' lo rivediamo. In linea sicuramente, è chiaro, dal vivo non la vedi, è importante dirlo perché io credo che il Francavilla sia spento lì, ecco lì. Allora, questo è il passaggio di Persia che libera Dos Santos, se andiamo avanti, per il gol che vale il 3-1. C'è Fiore e Molenda che sono in linea, lui è davanti. Qui il Francavilla un po' gli ha tagliato le gambe questo terzo gol. È chiaro che lui fa un controllo delizioso di un giocatore che veramente ha tante qualità. Guarda, però qui io credo che ci sia la posizione di fuorigioco, perché Fiore sì, è quello più alto, se non sbaglio è lui. Fiore è quello più in alto, però comunque è Dos Santos, lo ritengo un po' più avanti di posizione. Evidentemente, ammesso che ci sia, ovviamente noi ne siamo... Non abbiamo il VAR sicuramente. Non abbiamo il VAR, però la cosa che un po' stupisce e che contraddice il fatto che possa essere fuori gioco è che nessuno dei giocatori della Francavilla protesta, sì, o alza la mano. Devo dire, non abbiamo di indole queste cose, non siamo una squadra che appena c'è una cosa dubbia si mette lì a fare chiasso, come succede in tante altre realtà, però evidentemente lì un po' la stanchezza. Io credo che giocare su questo campo ci sia un dispendio di energie 10 volte superiore rispetto a una gara normale, ma questo per entrambe le squadre. Al 65esimo, se non ricordo male il gol, forse evidentemente sì. Ripeto, psicologicamente è un po' tagliato le gambe, poi in corso d'opera perdere un giocatore come Palumbo è comunque una perdita importante, sapendo che non puoi contare su Amenta, su Baba, che anche lui è in sì. rappresentativo, è comunque un titolare, non c'era Di Pietrantonio, quindi comunque... Non c'era Romeo squalificato, quindi voglio dire, si è oggi dovuto inventare... Oggi centrale difensivo. Che tra l'altro ha fatto benissimo, ritengo. Ha fatto molto bene. Ha fatto una ottima gara, un giocatore intelligente qual è, però comunque è una soluzione, un adattamento di un calciatore che... Tutto ha fatto tranne che quel ruolo lì. Valerio, ti faccio vedere alcune immagini che si riferiscono al pre-gara, perché la partita inizialmente fissata alle ore 15 poi è slittata di qualche minuto. Grazie Roberto. È slittata di qualche minuto. Queste erano le condizioni del terreno di gioco prima che le squadre entrassero sul terreno suddetto. Tra poco vedrete anche le immagini dell'arbitro con i due capitani, Sembroni e Menna, che entrano sul terreno di gioco per il sopralluogo. Ora, poi sentiremo anche il presidente Paris, a cui ho chiesto: l'Avezzano l'avrebbe voluta giocare la partita? Sì, ha detto probabilmente forse era il Francavilla che, considerate le assenze, aveva più interesse a non giocarla. Ora, che mi dici di questo campo? Guarda, io non credo sia così, perché comunque lo abbiamo giocato senza alcun tipo di problema. L'unica parte era, ecco, queste zone qui, però per il resto la palla scorreva abbastanza. Di certo, vedere un campo così fa male. Io ricordo la partita con il Monticelli, lì non c'erano addirittura neanche le linee. Qui invece comunque erano a Castel di Lama sì.
il campo non era in queste condizioni, però vedere un campo così sinceramente si fa fatica, ma ne hanno pagato le conseguenze entrambe le squadre, perché comunque sono due squadre che provano a giocare a calcio. Sì, sì. E credo che siano delle poche, quindi di qualità è chiaro che è un problema, però sinceramente non credo che si siano state fatte storie nel giocare o meno. Se si gioca, si gioca, altrimenti è comunque il direttore di gara che decide, quindi non è che può una società imporre una decisione. No, effettivamente vedendo gli highlights, ora io non ho visto la partita, però rivedendo le immagini adesso mi è sembrato comunque di vedere, nonostante le difficoltà oggettive del campo oggi, di vedere due squadre che comunque hanno provato a giocare a calcio. Ci hanno provato spesso, incappando purtroppo veramente in delle pozzanghere d'acqua, sì, dalle quali era veramente impossibile uscire. E questo va dato atto, insomma, a tutte e due le squadre. Assolutamente. Peraltro, in una delle zone meno intrise d'acqua, Valerio, è partito il traversone di Di Pentima, che ha portato al gol di Milizia. Forse è stata quella una cosa, le due squadre hanno rinunciato a giocare sulle parti meno bagnate. Eh sì, soprattutto la fascia sinistra, attaccando diciamo verso la curva dei tifosi dell'Avezzano, la parte di sinistra era quella un po' più rovinata, mentre la corsia di destra era più o meno più tutta questa fascia qui, esattamente, dove vediamo le immagini. Se il Pescara, stavo dicendo il Francavilla, sì, oggi era una giornata un po' così, il Francavilla avesse chiaramente potuto decidere, è chiaro che con tutte quante quelle defezioni poteva richiedere, però ripeto, non decidono né l'Avezzano né il Francavilla, si è giocato e ha vinto l'Avezzano. Salvataggio sulla linea del Francavilla è stato fatto con la mano, probabilmente si riferisce al salvataggio di Fiore, di Bianciardi. La seconda, poi magari la rivediamo. Però la rivediamo, ma non credo, perché credo che abbia le braccia attaccate. Non... Ma poi aveva le braccia attaccate al corpo. Esatto, però, non... Intanto fatemi salutare il signor Virgilio, che oggi in tribuna Avezzano è stato gentilissimo, ma non solo lui, tantissimi, davvero. Scendiamo negli spogliatoi, ci andiamo ad ascoltare le parole di Federico Giampaolo, di Pierluigi Gervese e del presidente dell'Avezzano Gianni Paris. Li ascoltiamo. Enrico Giampaolo, soddisfatto immagino per questo 3-1, una gara probabilmente difficile da interpretare su questo campo, non so se sei d'accordo. Sono d'accordissimo, perché il campo non ci permetteva di esprimere le nostre caratteristiche, per cui dovevamo fare una partita diversa rispetto a come siamo abituati, e devo fare veramente i complimenti ai ragazzi, perché hanno interpretato la partita in modo diverso, hanno capito effettivamente che bisognava giocare in un'altra maniera contro una squadra effettivamente forte, nonostante le tante assenze. Bisogna fare solo i complimenti ai ragazzi, perché sono entrati con il piglio giusto per vincere questa partita. Mister, pareggiano tutte, pareggia il Matelica, pareggia la Vis, pareggia la Vastesse sotto di voi, l'unica che vince tra le prime quattro è l'Avezzano. Ma sono contento, ma questo significa che noi abbiamo un certo equilibrio, no? Questo è il decimo risultato consecutivo, in questo girone qui è normale che l'equilibrio è fondamentale. Adesso abbiamo strappato in un certo senso la classifica in alto, perché le inseguitrici penso che non hanno vinto nessuno, e questo ci deve dare morale, ci deve dare autostima, ci deve dare consapevolezza che effettivamente siamo una squadra che può ambire ai playoff. Oggi era importante vincere la partita anche per dimenticare, diciamo così, le due partite dove siamo stati secondo me sfortunati. Sono un po' deluso proprio per questo, perché sapevamo che incontravamo una squadra forte, una squadra che gioca bene al calcio. Ero preoccupato per il campo, perché volevamo fare il gioco, costruire il gioco dal basso, provare a giocare la partita come lo facciamo sempre, e invece devo dire, nonostante il campo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo creato diverse occasioni da gol. Peccato che, come ci capita spesso, facciamo fatica a concretizzare e purtroppo commettiamo alcuni errori difensivi che in questo momento ci stanno condannando. Come l'hai visto Di Cecco, centrale difensivo? Ma avevo un difensore soltanto, quindi l'unico che si poteva adattare in quel ruolo è Mimmo, ma credo che a prescindere, ecco, i due gol, il primo non lo voglio manco prendere in considerazione, perché è stato proprio un rigore che la palla era nostra in uscita e abbiamo perso palla, abbiamo preso un rigore che benissimo veramente potevamo evitare.
dove mi sono arrabbiato sul secondo gol, perché dopo il pareggio stavamo facendo la partita, eravamo in attacco, quindi i difensori eravamo 3 contro 1, siamo riusciti a prendere un contropiede dal rinvio del portiere e sicuramente si poteva benissimo evitare. Dispiace perché veramente abbiamo fatto un primo tempo ottimo e poi preso il terzo gol, secondo me è diventata difficile cercare di recuperare. Ecco, a proposito di questo, recuperare qualcuno diventa la mission dei prossimi giorni? Sì, ma a prescindere con gli infortuni che oramai ci conviviamo da un po' di tempo, io penso solo alla partita di oggi, il rammarico è quello, il rammarico perché secondo me il Francavilla meritava un altro risultato. Però in questo momento ci dice un po' male, dobbiamo guardare al futuro, recuperare qualcuno, sicuramente recuperiamo i due squalificati e per gli altri dobbiamo aspettare ancora. Oggi la squadra si è adattata al terreno di gioco, quindi abbiamo voluto a tutti i costi fare questa partita, sapevamo che loro avevano qualche giocatore importante oggi squalificato, infortunato, e quindi è stata una strategia quella di fare una partita col fango ma ottenere 3 punti, che questi penso che siano proprio pesantissimi in ottica playoff. Ecco, pesantissimi come il campo, lei era presente al momento del sopralluogo con i due capitani e con l'arbitro, insomma, che cosa vi siete detti? Avezzano voleva giocarla questa partita? Sì, noi a tutti i costi, loro un po' meno perché ovviamente sapevano che avevano queste defezioni e quindi hanno cercato in qualche modo di convincere il direttore di gara di non disputare la partita, ma è stato bravo a decidere di farla disputare. La provvidenza è infinita, ma la matematica ovviamente mi fa pensare che l'Avezzano debba consolidare bene questa terza piazza. Insomma, delle prime quattro solo l'Avezzano vince. Abbiamo ritrovato anche quel doppio episodio che diceva il nostro telespettatore da casa, ovvero il doppio salvataggio, se ovviamente abbiamo capito bene che stava parlando di quell'episodio, la doppia opportunità per l'Avezzano, la vediamo, perché Maurizio ha fatto un numero, l'ha trovato. Il pallone, punizione battuta veloce da Cerone per Pellecchia, entra in area di rigore, andiamo avanti, ovviamente andiamo al primo salvataggio. Non sappiamo se si riferisce al primo salvataggio, a questo, che però mi sembra fatto di schiena. O al comunque secondo, anche se fosse il braccio attaccato completamente esatto, al corpo. O al secondo sul tap-in di Bianciardi, ed è Fiore che la prende con, andiamo avanti, no, a me sembra con la spalla. Assolutamente no, non credo che Roberta. Ci Roberta? Sì, penso che dalle immagini che vediamo qui sembra che ci vada proprio con la spalla. Con la spalla, sì, con la spalla sinistra. Però è onde per togliere ogni dubbio, l'abbiamo rivista. Valerio, una sconfitta questa, ma adesso ti farai raccontare tra poco da Roberta come sta il Pineto, che sta molto peggio, perché insomma oggi sconfitta sanguinosa e domenica c'è Francavilla Pineto. Esatto. A proposito, ti chiedevano, visto che c'è la contemporaneità col Pescara, ci chiedeva Alessandro, chiederete l'anticipo? Assolutamente no, soprattutto per questa gara, anche perché non credo che ci siano i tempi tecnici per poter chiedere l'anticipo, credo che coinciderà ancora un'altra gara, Francavilla Vispesaro con la gara con Pescara Spezia. Se non coincidono, magari comunque c'è poca distanza di orario, se non ricordo male, perché Pescara Spezia si giocherà alle 5:30, credo. Sì. Non ricordo, quindi comunque il Pescara giocherà e il Francavilla giocherà in casa con la Vispesaro, gara importante, ma comunque non credo che ci siano novità, quindi si giocherà regolarmente domenica alle 15 al Valleanzuca. Perfetto, visto che abbiamo alle 15. Sì. Visto che abbiamo aperto la parentesi Pineto, yes, che sarà ampia, ma ci dobbiamo fermare tra pochissimo, allora introduciamola Roberta, così anche Valerio si fa un'idea di come sta il Pineto. Male. Oggi è stata una o forse, perdonami, sconfitta. Perché qui forse stiamo sbagliando. Forse sta bene il Nero Stellati, signori, perché noi tendiamo probabilmente in maniera errata a sottovalutare questa squadra, che invece ha trovato un equilibrio
e Aldo Di Corcia, grande uomo, ha trovato un equilibrio che gli ha permesso di vincere a San Marino e oggi di vincere a Pineto. Due vittorie in due trasferte. Effettivamente, allora sicuramente i Nerossellati hanno cambiato molto, non è più la squadra di inizio stagione, ci sono tanti ragazzi nuovi e con Aldo Di Corcia hanno trovato appunto il loro equilibrio. Poi è una squadra che anche oggi ho visto giocare molto libera mentalmente, fondamentalmente è una squadra che sa di non avere più nulla da perdere, no? Quindi giocano tranquillamente, in maniera molto serena, e hanno dimostrato di oggi, tra l'altro, di riuscire a rimontare una partita. Sono andati sotto due volte, sì. Due volte sono riusciti a rimontare e poi hanno ribaltato anche il risultato con un Eurogol di Pacella che insomma... Molti ci scrivono di questo ragazzo Pacella che è molto interessante, ma... È molto interessante. Sì, nel senso che oggi ha giocato sicuramente il migliore in campo tra i suoi. Ora, al di là dell'Eurogol, del gol che è stato molto molto bello sotto l'incrocio, quindi veramente un gran bel gol che richiama un po' i palloni liftati alla Pirlo, un po' così, sì. Ecco, per darvi un po' l'idea, poi lo rivedremo. Ma al di là, insomma, dell'azione del gol, devo dire che a centrocampo ha dato molta quantità e qualità, ha recuperato tantissimi palloni, ha subito diversi falli, okay. Insomma, ha fatto salire la squadra molto bene. Perfetto, intanto ci sono i tuoi ammiratori, tantissimi, va bene, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, a rientro, Pineto Nerostellati, una... successo clamoroso, quello della formazione di Aldo Di Corcia, che sta stupendo tutti. A tra poco. Di nuovo insieme con l'Abruzzo del pallone, siamo per vedere Pineto Nerostellati. Gol di Bruni, come ti è sembrato? È un altro bel gol. Perfetto, ce lo andiamo a vedere. Pineto Nerostellati 2-3, servizio della nostra Roberta Di Sante, vediamo. Il risultato che non ti aspetti in un momento cruciale della stagione. I Nerostellati sovvertono i pronostici della vigilia e ridimensionano le ambizioni di un Pineto in giornata nera. Il derby della 27esima va ai pratolani, capaci di recuperare e ribaltare il risultato nella ripresa, dimostrando di non voler recitare il ruolo della comparsa. Il Pineto decide di giocare nonostante l'assenza di Della Quercia, convocato in rappresentativa, e la possibilità riservata dalla Lega di poter rinviare la gara. La squadra di casa parte subito col piglio giusto e alla prima vera occasione utile passa in vantaggio. Al decimo Ciarcelluti se ne va sulla destra e mette in mezzo per Tomassini, pronto a piazzare la girata vincente. Il Pineto insiste e al 27esimo sfiora anche il raddoppio. Sugli sviluppi del corner battuto da Pezzotti, Mariani di testa centra in pieno la traversa. Il gioco espresso dalle due squadre non è fluido, ma la formazione di casa sembra poter controllare la partita. Dopo la mezz'ora però l'inerzia della gara cambia. Il Pineto si adagia e i pratolani guadagnano campo. Al 31esimo Onwachi scambia con Conè, l'apertura per Pupinski, ma la conclusione debole e facile preda di Giachetta. Gli ospiti insistono e al 34esimo provano anche con Pacella, il migliore, ma la conclusione termina al lato. Il pari è nell'aria e si concretizza al 38esimo, quando Bruni sorprende la retroguardia di casa, oggi orfana anche di Capitan Pomante, e piazza la sfera sotto l'incrocio. La reazione locale è immediata e si sviluppa sempre sull'asse Ciarcelluti-Tomassini. Rete fotocopia dell'1-0 con il centravanti che all'altezza del palo sinistro deve solo appoggiare in rete e firmare il sesto sigillo con la casacca bianca-azzurra. Il primo tempo termina così con i locali in vantaggio 2-1. Nella ripresa però accade quello che non ti aspetti. I Nerostellati scendono in campo senza alcun timore reverenziale e dopo appena 4 minuti trovano il nuovo pareggio con Onwachi, che raccoglie la corta respinta di Giachetta e ribadisce in rete da due passi. I pratolani, sulle ali dell'entusiasmo e liberi mentalmente come chi non ha nulla da perdere, continuano a spingere in avanti e al quarto d'ora mettono la freccia con un Eurogol di Capitan Pacella, che pennella una parabola imprendibile che lascia il pubblico del Mariani Pavone senza fiato e vale il sorpasso. Il Pineto è in bambola, saltano tutti gli schemi.
Amaolo corre ai ripari e inserisce due punte, Farias per Marianeschi e Gragnoli per Ciarcelluti, ma l'inerzia della gara non cambia e l'unica conclusione è un piazzato di Pezzotti oltre la trasversale. Il gioco latita, il Pineto è sulle gambe, anche le due settimane di stop si fanno sentire e le occasioni non sono così pericolose da impensierire l'ex portiere Parente. Neppure con l'ingresso di Di Rocco e ben cinque punte contemporaneamente in campo, i locali riusciranno a riaddrizzare le sorti di una partita che i pratolani vincono con merito, bissando il blitz di San Marino e dimostrando di credere ancora in una salvezza che avrebbe dell'incredibile. Giornata da dimenticare per un Pineto a corto di idee che incassa tre reti ed esce con le ossa rotte dopo un secondo tempo surreale e decide di rinviare il recupero della sfida contro il Fabriano, fissato per mercoledì al 4 aprile come disposto dalla Lega, per preparare al meglio un derby contro il Francavilla che ora non si può sbagliare. Sì, no, una sconfitta pesante perché contavamo molto in questa ripresa per riprendere il nostro percorso che stava andando discretamente, quindi, però se andiamo a analizzare la prestazione sicuramente abbiamo fatto fatica, abbiamo trovato una squadra più in palla e noi abbiamo pagato queste tre settimane di assenza, nonostante siamo andati due volte in vantaggio, poi abbiamo fatto delle leggerezze importanti, queste ha inciso sul risultato finale. Già fisicamente erano brillanti, poi mentalmente è stato pure un macigno perché poi nel calcio si dà tutto per scontato, invece domenica San Marino non ha pagato il dazio, oggi ne abbiamo pagato noi perché nello Stellati anche oggi ha dimostrato di essere una squadra con buona individualità, ma parliamo soltanto per la gara di mercoledì 21 perché Fabriano ha chiesto di posticipare ancora la gara, quindi dobbiamo prendere la decisione se giocare mercoledì 21 oppure successivamente quando ci saranno i recuperi per il torneo di Viareggio. Mister, innanzitutto complimenti, i Nerostellati hanno fatto una grande partita oggi a Pineto e stanno riaprendo di fatto i giochi per cercare di centrare a tutti i costi questa salvezza. Sì, io vi ringrazio e faccio i complimenti ai miei ragazzi perché secondo me oggi hanno fatto una grande partita, ma è un paio di partite che stanno giocando alla grande e oggi andare sotto due volte qui a Pineto non è facile. Abbiamo rimontato, abbiamo vinto e abbiamo lottato su tutti i palloni, solo che a quanto pare gli altri risultati in questo momento non ci stanno dando una grossa mano, però noi dobbiamo fare il nostro e poi vediamo. E allora, bella vittoria, abbiamo visto dei bellissimi gol, Roberta, sì. Di Bruni, e ci hanno scritto da casa, sì, ma anche quello di Pacella, bellissimo, davvero una parabola arcuata, davvero di ottima fattura. Nel Pineto da salvare chi? Ma io le uniche due sufficienze che ho messo sono quelle di Ciarcelluti e Tomassini, che sono, diciamo, i due autori di assist e gol praticamente. Oggi è stata una giornata abbastanza nera per la formazione di casa, che era partita tutto sommato bene, segnando anche abbastanza velocemente al decimo. Però poi soprattutto nel secondo tempo ci sono state alcune leggerezze nel corso del primo tempo, tanto che c'è stato l'1-1 e poi riesce ad andare nuovamente in vantaggio, però poi nella ripresa è andato in bambola completamente, si è perso completamente il Pineto, i Nerostellati hanno prima pareggiato, poi c'è stato l'Eurogol di Pacella, però c'è stata quello che si vedeva evidente è che un Pineto sulle gambe con poche idee, ovviamente sicuramente hanno inciso anche le due settimane di stop forzato, perché comunque il Pineto tornava in campo oggi dopo più di 15 giorni di assenza dal calcio giocato. C'è stato prima il rinvio della partita contro il Fabriano che, come dicevo, inizialmente era stato posticipato al 21, quindi si sarebbe dovuto giocare mercoledì, però poi dopo questa figuraccia praticamente hanno deciso di
prendere appunto per buona il comunicato della Lega, che dava la possibilità a tutte le società che hanno giocatori in rappresentativa di poter posticipare le partite in corso d'opera al 4 di aprile, e quindi sì, hanno deciso di posticipare appunto la gara con il Fabriano al 4 di aprile e dedicarsi a preparare appunto questo derby contro il Francavilla, che adesso diventa veramente importante, perché ormai gli obiettivi stagionali praticamente sono difficilissimi, se non impossibili da raggiungere a questo punto. L'unica cosa che può fare il Pinedo è cercare di fare quanti più punti possibili a questo punto prima di Pasqua. Certo. Per vedere se si riesce ancora a salvare qualcosa di quella che è una stagione di cui, parliamoci chiaro, questa partita è un po' lo specchio che è stata la stagione del Pineto quest'anno. Valerio, che impressione ti ha fatto il Pineto vedendolo? Voi peraltro all'andata proprio al Mariani Pavone il Francavilla perse 2-0. Sì, ricordo anche un buon primo tempo, ma io credo, lo stavo dicendo prima a microfoni spenti con Roberta, questo è un campionato difficilissimo e di una bellezza straordinaria, perché può accadere veramente di tutto. Oggi, credo, se non ricordo male, né Matelica né Vispesaro hanno vinto, né la Vastese, quindi comunque sì, stiamo parlando delle squadre, almeno penso che Matelica e Vispesaro siano le due squadre più forti. Vediamo la classifica, Maurizio, di questo campionato. Questo segno che è con i nerostellati che vincono comunque contro il Pineto, segno che comunque c'è un equilibrio, nonostante magari, ecco, poi la classifica, vedi, dice altro, perché c'è un abisso tra nerostellati e Pineto a livello di punteggio, ma tra l'altro il Pineto deve anche recuperare una gara, quindi sì, potenzialmente potrebbe avere anche 3 punti in più. Nonostante questo, è chiaro che io non... Sarà che lo stimo e lo conosco da tanto tempo, ma non avere uno come Marco Pomante dietro in partite del genere può fare assolutamente la differenza. Certo. Sì, è vero. Perché diciamo in fase difensiva, scusami, poi... No, perdonami. Credo che ci siano stati anche degli errori, soprattutto in uscita, nelle uscite dal basso, quindi avere uno come Marco Pomante, non avere in queste partite uno come Marco Pomante dietro può fare la differenza. E peraltro la difesa un po' da, tra virgolette, Roberta, da reinventare, perché sì, non credo che abbiamo perso per l'assenza di Della Quercia, ci scrivo, però Della Quercia era con la rappresentativa LND, sì, così c'era, come tanti altri, c'era anche Baba, c'era anche Deramo dell'Avezzano, questi ragazzi che si stanno comunque facendo vedere, sono un patrimonio per le squadre della nostra regione. Difesa un po' da... era da inventare. Allora, dietro, sicuramente non abbiamo perso per l'assenza di Della Quercia, però perché comunque ho detto che è stata una prestazione negativa di tutta la squadra, insomma la squadra è andata in difficoltà anche a centrocampo, quindi sicuramente non è il discorso di Della Quercia, però comunque le assenze c'erano, perché ovviamente c'è la linea difensiva, anche se aveva giocato altre volte in questa stagione a questa maniera, però c'era appunto l'assenza anche di Pomante, quindi Fiumara è stato spostato a destra e Pezzotti è stato arretrato a sinistra, con l'inserimento di Rachini, che è un ragazzo giovane, un 99, a centrocampo. Quindi comunque, vuoi non vuoi, vai un po' a toccare quelli che sono gli equilibri, certo, della squadra, insomma sulla tre quarti come esterno alto. E dicevo appunto che la situazione è stata, insomma, la partita è stata abbastanza stravolta, soprattutto nel secondo tempo. Il Pineto a un certo punto è andato un po' in bambola. Questo episodio, reclamano anche il fuorigioco, riusciamo a farlo vedere rapidissimamente, il passaggio che porta a questo gol che abbiamo appena visto, Maurizio? Se riusciamo a farlo vedere, giusto perché ci hanno scritto tifosi, sostenitori del Nerostellati, che o comunque qualcuno particolarmente attento che ha visto un fuorigioco sul gol di Tomassini. Vediamo un po', andiamo rapidissimamente avanti. Di chi è il traversone, Roberta? Di Ciarcelluti. Il traversone che arriva qui. A voglia.
Eh sì, forse un piede avanti. Oddio, però c'è il ragazzo. C'è il Bizindu, sì, il 4 è all'interno dell'area di rigore. Potrebbe essere in linea. Potrebbe essere in linea. Sì. Però è chiaro che i dubbi restano. Cioè. Va bene, dobbiamo rientrare perché dobbiamo vederci subito, visto che ci avete scritto, lo 0-0 della Vastese contro la San Giustese. Servizio di Stefano Recanati, vediamo. Un pareggio contro la San Giustese che lascia l'amaro in bocca alla squadra del presidente Bolami, viste le numerose azioni da gol non sfruttate nell'arco dei 90 minuti da Fiore e compagni. Colavito, con tutti gli effettivi a disposizione e con il consueto 4-3-3, in attacco si affida a Chirillo, buona la sua prova, al posto di Bittaie e alla solita fantasia di Capitan Fiore, oggi un po' in ombra. In difesa invece manda in campo Iarocci e lascia in panchina Maronilli. La San Giustese arriva alla Laguna di Vasto dopo la vittoria sulla Jesina e desiderosa di continuare il buon campionato disputato fino adesso. Per questo mister Senigalliesi schiera la formazione tipo affidando la regia del centrocampo a Perfetti, in attacco il tridente Villa, Tascini, Chedira. Dopo un avvio contratto la squadra di casa prende coraggio ed inizia ad imbastire alcune trame di gioco che però non portano al vantaggio per la squadra di Colavitto. Al settimo minuto si fa vedere la Vastese con Chirillo, il giocatore approfitta di un errore di Marfella e calcia in porta, ma il suo tiro viene respinto con i pugni da Chiodini. Al quindicesimo ci prova anche Fiore della distanza, il numero 10 arma il mancino ma non impensierisce l'estremo marchigiano. Al diciottesimo ancora la Vastese con l'occasione più nitida di questi primi minuti con Leonetti, che approfitta di un'uscita palla al piede sbagliata degli ospiti, ma al momento del tiro viene tradito dal terreno e la sfera si perde al lato della porta difesa da Chiodini. 6 minuti più tardi ancora la Vastese, questa volta con Stivaletta, che si fa 40 metri di campo palla al piede, ma il suo tiro è impreciso. Meriterebbe più fortuna la squadra del presidente Bolami, ma la precisione in zona gol oggi non è delle migliori. Al quarantesimo ancora Vastese con Chirilli, che riceve palla sulla sinistra, ma il suo tiro a giro è lontano dalla porta difesa dal numero 1 rosso-blu. La ripresa parte con gli stessi effettivi e con la Vastese ancora in attacco. Al quinto ci prova ancora la squadra di Colavitto, ancora con Chirillo, ben servito da Stivaletta, ma la sua sforbiciata debole è presa facile di Chiodini. Ma è al decimo che la Vastese spreca l'occasione più nitida della partita con Leonetti, che ben servito in profondità da Stivaletta angola troppo il tiro con la Vastese che sciupa ancora una volta l'occasione di passare in vantaggio. Arrivano i primi cambi dalla panchina, la San Giustese richiama Villa e inserisce il numero 19 Prosemans, invece la Vastese inserisce Bittaie al posto di Chirillo. Episodio dubbio in area marchigiana al 21esimo con Leonetti che viene atterrato, ma il signor Capriuolo della sezione di Bari assegna la punizione alla squadra ospite. Al 34esimo si vede per la prima volta la San Giustese, calcio di punizione da 30 metri del numero 10 Tascini che impegna l'estremo Camerlengo. Sulla ribattuta la conclusione di Prosemans finisce sull'esterno della rete. Da qui in avanti più nulla se non alcune sostituzioni per la squadra ospite e dopo 3 minuti di recupero il signor Capriuolo decreta la fine della partita con la squadra di Colavitto che deve recriminare per la mancanza di cattiveria al momento di concludere in rete, ma che a fine partita va a raccogliere i giusti applausi della curva d'Avalos. Mister, un pareggio qui a Vasto da prendere come? Ah, con soddisfazione, perché è figlio comunque di una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo gestito bene il possesso palla, dove abbiamo fraseggiato anche con molto coraggio. Sapevamo di correre dei rischi perché la Vastese, a mio parere, è la squadra tra le più pericolose in contropiede a campo aperto, però noi giochiamo così, vogliamo tentare di fare la partita contro chiunque e sappiamo anche che ci assumiamo dei rischi che sono anche evidenti durante la partita. Il primo tempo molto molto bene nella gestione, il secondo abbiamo perso un pochino di fisicità, ci siamo un pochino allungati, e la Vastese ha guadagnato dei metri sul campo. Noi gestivamo comunque bene la palla e il fraseggio, però lo facevamo almeno 15 metri più dietro e quindi era difficile arrivare nei pressi della tre quarti avversaria. Rammarico no, perché comunque la Vastese ha avuto delle buone occasioni, come abbiamo avuto qualcosa anche noi. E quindi un'analisi obiettiva mi fa pensare che il risultato è giusto, perché se si guarda solo in modo unidirezionale ogni volta un allenatore dice meritavamo, abbiamo avuto quell'occasione, e poi ci si dimentica di quelle che hanno avuto gli altri. Noi abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, loro sono cresciuti nel secondo, alla fine il risultato è quello che meritiamo sia noi che loro. E allora 0-0 tra Vastese e San Giustese, ovviamente avete sentito solo Senigalliesi perché continua il silenzio stampa a Vasto. Noi facciamo oggi, ci ha
ci stava guardando da Dubai il presidente della Vastese, Franco Bolani, lo salutiamo, beato lui, insomma, anche se oggi a Vasto c'era una bella giornata di sole, però speriamo insomma che anche la Vastese torni a rilasciare dichiarazioni. Vastese che può recriminare su un episodio, sì, ovvero il contatto in area tra Leonetti e Patrizzi, che a velocità normale, io non ero, cioè il nostro Stefano Recanati allo stadio, sembra a velocità normale sembra Leonetti, proprio un rigore clamoroso. Ora, ragazzi, che mi dite? Voi? A me sembra rigore. Cioè, a vederlo così sembra rigore netto, comunque sembra che gli tocca il piede d'appoggio. Allora, non so se il pallone cambia traiettoria proprio per effetto del sinistro di Patrizzi. Ragazzi, certo che quantomeno è improvvida, cioè, come entrata, cioè lo ha... Credo che sia più rigore questo che quello che ha fischiato a Di Pentimo. Non vorrei esagerare. Cioè, guarda, qui non prende nulla, non prende neanche la palla, perché la palla la tocca. Tu dici che la tocca, sì, prima il difensore? No, la tocca il 9. Io non sono così sicuro. Cioè, la tocca il 9 della Vastese. Ma guarda, la palla, Cioè, guarda, mette il piede davanti. E allora perché dopo il pallone va verso sinistra? Perché la tocca col piede destro, con la pianta, con il piatto destro? Col piatto destro, sì. Ah, ok. Ecco perché va di là. Ma c'è il sole a Vasto, è solare il rigore. Già. Certo. No, sicuramente che ci fosse il sole è poco ma sicuro. Sicuramente l'entrata è molto scomposta in ogni caso. Se vediamo anche la scompostezza dell'intervento. Certo, io avrei dato. Però facile. Insomma, io avrei dato rigore. Io avrei dato rigore. Addirittura mi sembra che è stato fischiato fallo a Leonetti. Punizione, sì, punizione per la San Giustese. Va bene. Vediamo. Visto che manca solamente il San Nicolò da mostrarvi, perché l'Aquila non ha giocato, facciamo vedere queste immagini che riassumono un po' lo 0-0, uno 0-0 comunque importante per la formazione di Fabio Montani, che salutiamo, sta facendo benissimo a San Nicolò, oggi 0-0 sul campo della vice capolista, che dunque non approfitta del pari del Matelica. Queste vi mostriamo alcune azioni, con il tiro di Carta al quarto che coglie la traversa per la Vispesa, davvero una staffilata quella di Carta con il destro. Dopo un minuto c'è il tiro di Buonocunto, liberato dal petto di Olcese, pallone alto, Chiacchiarelli, punizione anche alta, poi la Vispesaro invoca un calcio di rigore per questo contatto tra, se non vedo male, tra Olcese e Bontà. L'arbitro lascia proseguire. Al 46esimo siamo già nella ripresa, Massetti prova un gol che sarebbe stato da Cineteca fuori. Non di moltissimo. La punizione di Chiacchiarelli, questa volta para Marfella, e poi Moretti al 77esimo dà solo l'illusione del gol ai sostenitori del San Nicolò con questo lob che termina alto sopra la traversa proprio di Marfella. Però insomma è un risultato molto molto importante per il San Nicolò sul campo della seconda della classe. Vi facciamo vedere il prossimo turno, perché tra poco vi mostriamo anche servizio e interviste di Teramo Albino Leffe, e poi ovviamente ci sarà la sigla. Campobasso, San Marino, Castelfidardo Matelica, Fabriano Jesina, Francavilla Pineto, e poi all'Aquila ci sarà l'Aquila Avezzano, Nero Stellato in casa con la Vispesaro, la Vastese va ad Agnone, San Nicolò in casa con la Recanatese, la San Giustese contro il Monticelli. Ci avviciniamo alla fine di questo campionato bellissimo, e come vedete gli impegni sono tanti derby, ma noi non ci stiamo veramente divertendo tantissimo a raccontarvelo questo campionato. Io ringrazio, visto che sono le 21:29, ovviamente vi mostriamo Teramo Albino Leffe con le parole di Palladini e Alvini. Quando c'è la Cantagallo e il suo fidanzato a fare la radiocronaca del Teramo, non si vince più, poveri noi. Io credo che, visto che è una squadra che ha giocato 30 partite, ne ha vinte 5, il problema sia un po' altrove. Io credo che nel... Ma parecchio altrove. Un po' più a nel 2018 attribuire sconfitte, vittorie a qualcosa di astratto. Sovrannaturale? Sovrannaturale, io credo che sia veramente la cosa... No.
Non saprei neanche definire, però siccome vi voglio bene, vi difenderò a spada tratta sempre. Va bene la scaramanzia, però a un certo punto. Posso capire un gesto o qualcosa, ma che una radiocronaca, una telecronaca possa influire, signori? No. Lasciate tutto perché il mondo è finito. Esatto, grazie a Roberto Di Santi e a Valerio De Carlo. Grazie a voi. Ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie veramente a tutta la squadra di TV6, davvero è stata eccezionale oggi, più che mai dalle 14.20, sono le 21.30. L'hai detta la Piccinini però. A parte tre o quattro pause pubblicitarie, dalle 14.20 solo calcio in questo canale, il canale 14. Saluto tutti i tecnici, tutti i giornalisti che hanno lavorato alacremente oggi. E allora, come gran finale, vi mostriamo il servizio Teramo Albino Leffe 0-0 di Ania Cantagalli e poi le parole di Ottavio Palladini e di Massimiliano Alvini. L'Abruzzo del pallone torna e sarà un'altra super domenica, domenica prossima alle 19.30 stavolta sul TV6 canale 14 del digitale terrestre. Teramo Albino Leffe. Il Teramo va avanti a piccoli passi, secondo 0-0 consecutivo per la formazione biancorossa che rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria al Bonolis impattando contro l'Albino Leffe. Con Bacio, Terracino e Ilari non al meglio, Palladini conferma le attese ed il 3-5-2, ma c'è Tulli al posto di San Domenico in avanti accanto a Gondò. Dall'altra parte l'Albino Leffe vara un inedito 3-4-1-2 con Giorgione alle spalle di Montella e Gelli per sopperire all'assenza del capocannoniere Couco. E il Teramo a avere subito le migliori occasioni. Tulli al settimo prova di inquadrare la porta con un tiro a giro di destro che sorvola di poco l'incrocio dei pali. Tre minuti dopo Gondò vede l'inserimento di De Grazia, ma il mancino è calibrato male. L'Albino Leffe prova a manovrare soprattutto sulla destra e dai piedi di Giorgione dopo il quarto d'ora arriva il brivido. Il giocatore bergamasco colpisce la parte alta della traversa con Bifulco che aveva probabilmente battezzato fuori il pallone. Il Teramo preferisce lasciare spesso il pallino del gioco agli avversari, con Tulli prezioso in fase di ripiegamento e Sales puntuale in difesa. Prima di rientrare negli spogliatoi ci provano Montella da una parte ed Amadio dall'altra, ma senza fortuna. Al 41esimo c'è anche un contatto in aria tra Gusu e Varas, con il direttore di gara che lascia però proseguire. La ripresa si apre con un tentativo di De Grazia dalla distanza, su cui Coser ci mette una pezza, mentre gli ospiti si fanno pericolosi con uno schema da calcio di punizione che manda al tiro Montella, ma l'attaccante non inquadra la porta. È clamorosa però l'occasione che capita al Teramo al settimo della ripresa. Ventola centra in pieno la traversa, la palla arriva a Gondò, che preferisce aggiustare il pallone e farsi recuperare, piuttosto che spingere la sfera in rete. Palladini manda in campo Bacio, Terracino al posto di Amadio e vira al 3-4-3, giocandosi anche le carte di San Domenico e Fratangelo. Le cose però non girano come dovrebbero ed alla fine il Teramo rischierà nel recupero dagli sviluppi di un calcio di punizione, su cui scrosta, fortunatamente per i biancorossi, non impatterà bene con il pallone sul secondo palo. Adesso la formazione di Palladini lascerà le mura amiche per affrontare mercoledì il turno infrasettimanale contro il Sud Tirol e, visti gli ultimi due pareggi, la vittoria potrebbe essere d'obbligo. Sicuramente l'occasione clamorosa c'è stata e lì è mancata la cattiveria, perché al di là del fatto che devi aspettartela una palla del genere, cioè nel senso che è stato poco reattivo in quella situazione, no? Ma lo so anche lui, quindi è un peccato, perché già sul tiro dovevi aspettarti che quella palla poteva, se o va dentro o se no te la devi aspettare. Senza farla rimbalzare magari arrivi prima e riesci a fare gol. Tu gli hai fatto una buona partita, ripeto, non è che ho sorpreso, giocando magari con due attaccanti è quello che ha più caratteristiche di attaccante, no? Che poi lo faceva anche con Asta prima, quindi era quello che uno si aspettava da lui, perché lui ci deve dare una grossa mano e adesso dobbiamo cercare di cambiare qualcosa lì davanti, di cambiare, ma non come uomini, ma magari cambiare anche come atteggiamento, magari giocare anche con lui e due punte, lui trequartista e due punte, per cercare di essere più incisivo. Sì, io devo essere sincero, non è che abbiamo fatto male, il primo tempo soprattutto abbiamo fatto abbastanza bene contro una squadra che si è difesa e ti veniva a pressare sotto tutti i punti di vista, no? Non era semplice, poi lo sapevamo che prima della partita incontrare l'Albino Leffe non è
una gatta da pelare semplice. Per fisicità, per intensità, per cattiveria, anche giocatori che sanno far salire la squadra, sanno far respirare la squadra, no? Giocatori esperti. Però diciamo che non gli abbiamo concesso niente, cioè loro non ci hanno messo mai in grossa difficoltà. Secondo me noi abbiamo creato quelle due o tre situazioni dove potevamo fargli male. Sicuramente dobbiamo migliorare la fase offensiva, ecco, adesso bisogna capire come migliorarla. Ma il mio stato d'animo è quello di dispiacere, dispiaciuto per il fatto che non si riesce a vincere in casa, però sapevamo che la partita era una partita difficile. Lo stato d'animo è di uno di quelli che vuole combattere fino alla fine e cercare di salvarci il prima possibile. Sicuramente sarà una battaglia dura, perché poi abbiamo visto che tutte le partite sono intense, cattive, no? E dobbiamo migliorare qualcosa sotto l'aspetto offensivo, però abbiamo recuperato molti punti sul Gubbio, se non mi sbaglio, no? Il Gubbio adesso è sotto di noi. Certo, questo non è che ci gratifica, però dobbiamo continuare su questa strada e migliorare quelle che sono le nostre lacune. Bisogna vincere una partita fuori casa, speriamo prima possibile. Ma paradossalmente per noi in questo momento forse è meglio giocare fuori che in casa. È un punto importante che muove la classifica, è un punto che dobbiamo cercare di tramutare in una prestazione importantissima mercoledì. Non conta niente oggi, se oggi torni dal Bonolis con un buon risultato, se mercoledì, che per noi diventa la partita della stagione importantissima, non riusciamo a fare. Noi avevamo fatto anche a Pordenone la stessa partita di oggi, e poi in casa con Ravenna abbiamo fatto Karakiri. Oggi qua abbiamo fatto una partita intensa, gagliarda, abbiamo ribattuto botta su botta, una squadra che voleva vincere assolutamente. E quindi dobbiamo ora pensare esclusivamente a mercoledì, che per noi è una partita fondamentale. Diventa la partita della salvezza, perché mi creda, la salvezza è un obiettivo da raggiungere ed è complicatissima quest'anno, in un campionato tremendo, difficile. No, noi stiamo giocando ultimamente in maniera un pochino diversa, stiamo giocando 3-4-1-2 con Giorgione sotto le due punte. Oggi avevamo difficoltà, non ci avevamo Coco e Ravasio, abbiamo messo Montella e Gelli più aperti. Stiamo portando avanti questa idea, è l'idea che stiamo portando avanti, che porteremo di qui alla fine del campionato. E oggi su Ventola ho preferito mettere Gonzi, perché Gonzi è un giocatore importante, ho invertito la fascia e devo dire la verità, Gonzi ha fatto una grande partita, perché Ventola è un giocatore che ha la gamba per la categoria superiore e quindi è stato importante. Ma sono contento dell'atteggiamento della squadra, del sistema, di come in campo si è mossa, e lo dobbiamo avere anche mercoledì. Vediamo Giorgione cosa si è fatto, ma l'idea è quella di continuare su questo percorso, con questa situazione, e andare avanti così.